Buongiorno a tutti, io sono l'ingegner Mazzola, sono il coordinatore segretario della Commissione Impianti Termotecnici dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e commissione che ha fortemente voluto questo incontro con GBC Italia e che secondo noi riesce a dare un più ampio respiro a tutto quello che noi, tutti i pensieri che noi condividiamo, cioè quelli dell'efficienza energetica ma anche della sostenibilità ambientale, che purtroppo la normativa italiana fa ancora un po' fatica, sta facendo entrare un po', adesso iniziamo a sentirne parlare, ma in realtà esistono già dei protocolli anche internazionali, infatti poi vedremo con i relatori, e sì, molto probabilmente sarà questo il futuro. Quindi era giusto parlarne all'interno della Fiera del Condominio Sostenibile, anche proprio di sostenibilità a 360 gradi. Tutti sappiamo che la sostenibilità non è solo la parte energia, ma deve essere anche configurata nella sua parte sociale ed economica. E ringrazio ovviamente la Gambino Editore per l'organizzazione di tutti gli eventi e dell'evento di oggi. E sapete che è patrocinato ovviamente dal nostro ordine e diamo la possibilità in tutta Italia di poter vedere questi eventi secondo noi fondamentali. La giornata di oggi era prevista con la presenza dell'ingegner Marco Mari, che è presidente di GBC Italia. Purtroppo non è potuto essere qui con noi fisicamente, ma intanto abbiamo un collegamento, quindi la ringrazio per essere riuscito comunque a collegarsi, se vuole intanto fare un'introduzione e poi continuiamo qui in diretta. Certo, spero mi sentiate. Sì, sentiamo bene, grazie. Anzitutto grazie e mi dispiaccio molto per non essere presente fisicamente, mi sarebbe piaciuto davvero molto di più, anche perché queste possibilità adesso sono di nuovo attive, insomma, no? Tutti ci ricordiamo di quando abbiamo appreso a usare i tanti programmi di videoconferenza in qualche modo e finalmente si ritorna un po' a rivedere le persone dal vivo, per cui mi dispiaccio due volte, ma insieme a me e in modo da poter andare avanti non solo in presenza ma con grande competenza ci sarà la dottoressa Iris Visentin, che è consigliere esecutivo del Green Building Council Italia e delegata al tema della formazione, per cui credo e sono certo la persona più centrale dal punto di vista della presentazione di oggi che più potrà supportarvi. Non ultimo, tende ad avere origine locale, quindi è indigena, e anche segretario del chapter Veneto Friuli Venezia Giulia, per cui il punto di riferimento forse più semplice da poter attivare e contattare. Per quanto mi riguarda, io sono il presidente nazionale, sono facilissimo da contattare in ogni caso e assolutamente a vostra disposizione. Mi preme iniziare in qualche modo la giornata di oggi con un po' di sollecitazione e un po' di spiegazione del perché la nostra associazione sta operando, quali sono le tematiche principali, perché giustamente veniva poc'anzi detto è il futuro, in realtà vedremo che non solo è il futuro, ma è una situazione assolutamente presente. Per cui proverò in un tempo abbastanza contenuto a darvi un quadro di che cosa vuol dire in senso generale e anche delle peculiarità di un mercato, perché di questo stiamo parlando, però un mercato che viene realizzato con valori di base che sono sicuramente la trasparenza delle attività effettuate e la garanzia di prestazioni, perché di questo stiamo parlando. Nella sostanza, il mercato dell'edilizia sostenibile emerge circa una ventina di anni or sono a livello internazionale, e la domanda specifica che veniva posta era: come si misura un edificio sostenibile? Essendo questo un sistema complesso, è un sistema fatto di consumi di vario genere, energetici, idrici, di materiali,
Ecco, pensiamo che il 72% dell'energia consumata viene dalla filiera dell'ambiente costruito, dai nostri edifici. Il 40% delle emissioni di CO2 a livello mondiale vengono da questa filiera. Il 36% o giù di lì dei materiali utilizzati e anche il 40% dei rifiuti prodotti. Quindi se pensiamo a un altro tema che è l'economia circolare, 36 utilizzato, 40 prodotto, come dire, verrebbe naturale pensare che ciò che oggi chiamiamo economia circolare sia abbia nella filiera edilizia la sua massima necessaria espressione. Ma non solo questo, non solo acqua, materiali, energia. Perché? Perché noi viviamo all'interno degli edifici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità da più di 20 anni ci ricorda che la terza causa di morte sono le malattie respiratorie ed è quello che ci respiriamo all'interno degli edifici. La nostra generazione viene internazionalmente chiamata come The Indoor Generation, perché passiamo e spendiamo più del 90% all'interno degli edifici. Edifici dove viviamo, edifici dove studiamo, lavoriamo, dove ci curiamo e così via. E il tema della qualità ambientale interna non è solo legato al comfort. Io in questo momento mi trovo a Napoli per attività istituzionale, è bellissimo quello che vedo fuori dalla finestra e quindi il tema della qualità della vista esterna può essere un tema interessante, ma anche la qualità della luce naturale che fa bene al nostro umore o fa studiare meglio i ragazzi, ma anche ciò che respiriamo. Ricordatevi che noi respiriamo molti più litri di aria dei litri di acqua che beviamo. E se abbiamo molta attenzione a ciò che beviamo, dovremmo avere molta più attenzione a ciò che respiriamo. Tutti questi pensieri legati, diciamo, a quello che viene chiamato un approccio energetico ambientale, e su questo sottolineo, non è possibile scollegare i due aspetti. Il perché è abbastanza semplice, poi ve lo accennerò, ma insomma, dobbiamo tener conto della complessità del sistema edificio. Ecco, no, non è tutto, perché c'è anche dell'altro. Perché se noi ipotizzassimo, oltre ad ottimizzare e efficientare i nostri edifici, a radere al suolo Verona e rifare bellissimi edifici zero qualcosa, probabilmente non saremmo molto contenti. Che cosa ci mancherebbe? Ci mancherebbero gli edifici storici, le radici culturali del nostro paese, della nostra cultura, così come ci mancherebbero le radici di anche altri paesi dove andiamo a visitare. Per cui il tema anche sociale, anche culturale, diventa una variabile in gioco necessaria. Ecco che allora tutti questi aspetti energetico-ambientali, sociali, culturali, economici, perché abbiamo vincoli economici di vario genere, devono essere considerati insieme. Quindi stiamo parlando di sistemi complessi. Per affrontare sistemi complessi bisogna affrontare più elementi al contempo. Faccio un esempio banale. Un sistema semplice per essere gestito, quando ha un buco, ci si mette una soluzione semplice, un tappo. Un sistema complesso, se metti il tappo, probabilmente generi due o tre voragini di fianco, no? Siamo capaci di comprendere questo. Tanti di noi sono andati al mare, no? Hanno visto gli scogli, poi dopo gli scogli il mare si è mangiato tutto il resto e così via. Dobbiamo interagire con più variabili. Proprio per fare questo, 20 anni fa sono stati identificati quelli che vengono chiamati protocolli energetico-ambientali. Sono, mettiamola così, delle grandi liste della spesa in cui sono chiari i riferimenti in modo che da chiarire quali sono gli aspetti necessari da tenere in conto allo stesso tempo, proprio perché magari antitetici, antagonisti, e dunque ulteriormente anche una possibilità di fare di più, di ridurre gli impatti che in generale noi generiamo e misurarli e garantirli. Questa grande trasformazione ha visto nella sostanza emergere questi strumenti, protocolli energetico-ambientali. Hanno due elementi di base. Il primo,
la centralità del progetto. Su un sistema complesso non è una somma di, come leggo, di mattoncini che compro e metto insieme, perché questi interagiscono, quindi serve la qualità del progetto. Cosa che se ragioniamo in maniera separata, allora va via. Questo è uno dei problemi, grandi problemi del 110%, del super bonus, piuttosto che possiamo fare solo una parte, solo un'altra, un insieme di. E se io posso fare solo delle parti, va da sé che come dire, la qualità del progetto verrà meno. Facciamo un esempio concreto. Un meraviglioso cappotto, magari installato bene, magari fatto e controllato, potrebbe essere che viene installato male, oppure a materiali sbagliati piuttosto che rischiosi, no? Abbiamo visto che qualcosa prende fuoco ogni tanto. Bene, questo bel cappotto dovrebbe risolvere un problema, che è uno dei problemi più centrali da risolvere, la domanda primaria di energia. No, noi sappiamo che l'energia più verde è quella che non consumiamo, quella di cui non si ha bisogno, no? Dobbiamo in qualche maniera ridurre. E allora un ottimo cappotto che ragioni, magari con una copertura adeguata, di un involucro ermetico, coibentato, sicuramente raggiunge un obiettivo che è tra i più importanti. Poi, come il sale, metteremo tecnologia QB, quanto basta. Quindi energia da fonti rinnovabili, sicuramente, che sia fotovoltaico, siano altre fonti, che siano energia da fonti rinnovabili acquistata da tali fonti, certificata REX, per esempio, perché non è detto che bisogna produrre tutto in loco, e così via. Però, mettendo mano a questo, abbiamo un altro problema, perché un contenitore ermetico genera una situazione interna da governare, è il tema di ciò che ci respiriamo. E se, puta caso, quell'involucro incontra in un edificio, non so, un ponte termico, dell'umidità di risalita, che cosa accadrà? Accadrà banalmente che questa bellissima copertura ottimale, uno, durerà meno, due, all'interno genererà muffe e problematiche di altro genere. Quindi il signor Marco, la signora Maria, sicuramente non saranno soddisfatti e diranno: che cosa hai fatto all'impresa, al progettista? Il quale dirà: io ho fatto un buon cappotto, guarda come funziona bene, è ermetico. E lei dirà: sì, ma io qui mi sto ammalando, perché questo è la terza causa di morte a livello mondiale, sono le malattie respiratorie pre-Covid. In Italia, per palliativi, per l'asma e ambiti simili, spendiamo dal 3 al 5% del PIL, per intendersi. E allora come si risolve questo problema? Non si fa niente? No, al contrario. Non solo si fa, si deve fare, ma vuol dire la qualità del progetto deve tenere in conto di questi aspetti. Alcune volte, magari, non c'è proprio solo anche bisogno di un sistema di ventilazione meccanica ben mantenuto che risolverebbe magari la problematica nel merito, no? Sistemi di ventilazione meccanica, guarda caso, in una scuola sono obbligatori. Ma c'è bisogno anche di dare le corrette istruzioni a chi esercisce l'edificio, a chi guida l'edificio, perché quella è una variabile non banale, no? Un qualsiasi edificio sostenibile, realizzato, molto performante, se non ben guidato, porta a due effetti: consumi di più oppure addirittura lo rompi, che è un altro problema rilevante anche dal punto di vista ambientale. Ecco che allora anche tenere in conto in fase progettuale della corretta manutenzione, delle informazioni corrette di gestione di questo edificio vanno all'obiettivo finale, che dovrebbe essere non l'edificio in classe A, perdonatemi la battuta, la bolletta in classe A. Tutto questo, quindi, per tener conto degli aspetti di un sistema complesso, ripeto, hanno portato a far nascere a livello mondiale questi protocolli energetico-ambientali, che rimettono al centro la progettazione e la qualità progettuale complessiva, che tiene conto di vari aspetti, che non vuol dire che si fa tutto, vuol dire che se ne tiene in conto. Ecco, sul tenere in conto, do un'altra evidenza: per quanti di voi hanno compreso che ci stanno arrivando tanti soldi dall'Europa sul Next Generation Europe, vi ricordo che l'Europa ha anche sancito un principio che si chiama DN, dunque, si chiama Do Not Significant Harm. Ovvero, che vuol dire? Vuol dire non impattare, cioè, come dire, non peggiorare la situazione.
Però per non peggiorare una situazione vuol dire che io ho il quadro della situazione e non è solamente sul tema energetico, ho il quadro, perché se genero un altro problema io devo essere consapevole di cosa posso migliorare e di cosa devo tenere in conto. Ed è un principio molto forte che sta agganciandosi a quei principi come chi inquina paga, ecco. Quindi teniamone conto, serve una buona lista della spesa, una qualità progettuale e poi una buona qualità realizzativa con i controlli necessari. Basta? Questo è bastato per generare un mercato mondiale dell'edilizia sostenibile? Mercato che oggi è più di 7 miliardi di metri quadri, unica nicchia di mercato che mediamente raddoppia ogni 3 anni? Non basta. Perché alla fine questi strumenti di origine anglosassone hanno trovato un metodo, no? Hanno detto, beh, ma andiamo non solo a definire bene le prestazioni che vengono realizzate, a misurarle, a tenerne in conto e renderne conto, non solo a un ente terzo che certifica, ma per dare un concreto valore di prestazionale all'edificio. Ma questo finisce in un rating system, in un indice sintetico. Ecco, allora non si spiegherebbe un così grande mercato, una così grande accelerazione, se non si comprendesse che questo indice sintetico di rischio è quello che hanno usato i fondi immobiliari per valutare il rischio di credito. Quella è stata la leva che ha fatto esplodere questa tipologia di mercato a livello mondiale e, come vedremo, a livello italiano. Vuol dire che i fondi immobiliari, le banche, cioè chi presta soldi, deve sapere quale rischio corre nel prestare questi soldi. E se c'è il rischio che chi ha preso i soldi non paghi, quindi c'è il rischio che ritorni in mano l'asset all'ente finanziatore, deve saperne il valore, perché sennò sarà l'N più unesimo non performing loan. Infatti non è un caso che l'Europa abbia recentemente definito il Taxonomy Report. Che cos'è il Taxonomy Report? È la definizione per la finanza di che cosa è green, che cosa no. Ed esiste un capitolo dedicato all'edilizia. Ancora una volta, questo capitolo non riporta solo l'energia, riporta energia, acqua, rifiuti, quindi economia circolare, salubrità e così via. Esattamente coerentemente a questi protocolli energetico-ambientali. Non abbiamo finito qua, perché abbiamo capito che questi tre elementi, qualità di progetto, qualità realizzativa controllata, garantita e finanza, si sono in qualche modo alleati in un unico. Non basta questo, perché questo fa parte di un mercato che ha un suo primo motore forte nell'edilizia privata, scusate, quella a mercato. Non è un caso se la struttura CBRE, che è uno dei più grandi organismi mondiali di acquisto, diciamo di real estate in generale, di progettazione e realizzazione di opere, abbia fatto un'analisi di perché a Milano. È perché Milano è la seconda città in Europa per numero di edifici con protocolli energetico-ambientali, quali ad esempio LEED, e nel merito per questa tipologia di protocolli che fanno parte di questa macrofamiglia noi chiamiamo l'IGBC, ecco, non è un caso che abbiano fatto una misura di quello che il mercato ha in qualche modo restituito a questi edifici. Ecco. A Milano ci sono più di 330, se non vado errato, edifici tra registrati che stanno percorrendo il processo di certificazione e un numero rilevante di edifici già certificati. Quindi sono andati a vedere in 2 aree della città, l'area centrale e il business district principale, e hanno paragonato 50 edifici con 50 analoghi edifici non certificati che non avevano perseguito tali obiettivi. Beh, i risultati non sono stati legati alla domanda, a quanto l'edificio green domandava di più al mercato, ma a quello che il mercato ha riconosciuto. Ed ha riconosciuto dal 7 all'11% di valore di metro quadro in più, con punte del 13 per gli edifici più prestazionali, al di là che fossero nelle medesime aree, nelle medesime zone, che questi edifici tra certificati e non fossero di medesima destinazione, per lo più in quel caso edifici per uffici, perché è un mercato molto, molto dinamico, molto particolare. Certo, una piccola analisi,
ma poi hanno anche verificato che quegli stessi immobili avevano tempi di vendita o locazione in 6 mesi, i primi, quelli certificati, dell'80%, i secondi del 13% in 6 mesi. E da ultimo si sono spinti a vedere le percentuali di sfitto di tali immobili, del 7% di quelli certificati, del doppio, il 14% di quelli no. E questo ha a che vedere con due elementi. Uno, in qualche modo questi sistemi danno una garanzia. Due, la verità è che ci si sta proprio meglio, perché tenere conto di un progetto che abbia tante componenti complessivamente analizzate e risolte migliora sicuramente anche l'esperienza dell'abitare in quegli edifici, migliora oggettivamente le bollette di quegli edifici e quindi dà un valore importante. È tutto qui? No, credo che Iris poi successivamente farà sicuramente, la dottoressa Visentin vi farà sicuramente una carrellata ancora più importante riferita ai protocolli energetico-ambientali, spiegando come funzionano, quali sono gli attori, e focalizzerà, visto la vostra natura particolare, su un nuovissimo protocollo che si chiama GBC Condomini. Però io vorrei chiudere ancora con un tema, prima di lasciare la parola alla nostra consigliera, perché è un tema che a nostro avviso è davvero importante sottolineare. L'Europa sta procedendo con una strategia molto chiara in tal senso, in direzione alla sostenibilità. Per chi come me ha la barba bianca e o i capelli bianchi, io tendo ad averli entrambe, probabilmente avrà letto e si sarà accorto che molti anni fa l'Europa fece il libro bianco. Ecco, questo libro bianco stracciò una strategia di sviluppo economico, principalmente. In questa strategia l'analisi fu: se noi lasciamo il mercato competere solo sulla variabile prezzo, l'Europa è finita, perché ha costi di welfare molto maggiori di tutti gli altri paesi e di tutti gli altri blocchi, Cina, India, piuttosto che America o quant'altro, non parliamo dell'Africa. Beh, noi abbiamo i costi della sicurezza, del welfare sostanzialmente, no? Ecco, davvero più elevati. E allora se la variabile è quella del prezzo, chiunque può fare un prezzo più basso lucrando molto, non avendo sul proprio groppone, insomma, tali costi, tali investimenti. E allora scelse di puntare al tema della qualità. Tema della qualità che è banalmente oggi un sinonimo del concetto di sostenibilità, un prodotto che non solo generi valore, ma non lo sottragga ad altre matrici, come quella ambientale. Ecco che quindi l'Europa obbligò tutti i Paesi membri a fare un piano di azione sugli acquisti verdi. Perché il Green Public Procurement, gli acquisti verdi? Il motivo è abbastanza semplice. Perché l'Europa, perché la pubblica amministrazione in Europa incide circa del 12%, se non vado errato, del PIL, quindi l'amministrazione pubblica è in grado fortemente di orientare il mercato in una direzione strategica. Se si deve andare da una parte, gli acquisti della pubblica amministrazione, essendo gran parte del PIL, possono veicolare. E in Italia un po' meno, ma insomma è un elemento importante. Allora l'Europa ha obbligato tutti i paesi a fare questo piano di azione. Da questo piano di azione discendono degli strumenti che devono permettere alle stazioni di appaltanti di fare intanto acquisti con gare d'appalto su una modalità e non un'altra, ecco, non al massimo ribasso, che magari non tiene conto così tanto della qualità, ma della qualità costo e quindi dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trovando in questi strumenti criteri ambientali minimi, delle linee guida e degli elementi che orientino il come fare acquisti. La nostra associazione da sempre, e io a suo tempo, già sul mandato del nostro fondatore, primo presidente e fondatore Mario Zoccatelli, anche lui oriundo delle vostre parti, diciamo indigeno veronese, il buon Mario, che ahimè ci ha lasciato qualche anno fa, purtroppo,
individuò insieme a me, proprio in quel tempo operavo come vicepresidente dell'associazione, l'azione, la nostra azione che era molto importante insieme al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo proseguito. Non è un caso se i criteri ambientali minimi per l'edilizia, nel merito, richiedono rendicontazione. E questa rendicontazione può essere fatta in due modi: con una relazione tecnica o in alternativa, quindi sostituendo la relazione tecnica, seguendo quanto richiesto dai protocolli energetico-ambientali, rating system nazionali o internazionali. Ecco dunque che, insomma, in qualche maniera abbiamo un cerchio chiuso, particolarmente interessante, perché se il mercato privato in Italia, e poi darò qualche numero, prosegue su questi protocolli, il privato, e rispondere al pubblico con analoghi strumenti semplifica la vita a chi progetta e realizza. Una volta che hai imparato, appreso, diciamo, come funzionano questi sistemi di rendicontazione ambientale e questi processi definiti, beh, puoi applicarli di qua e di là. E perché ha senso? Perché un edificio non consuma di più o di meno perché è di proprietà pubblica o privata. Consuma di più o di meno perché ha delle caratteristiche ambientali prestazionali di un certo tipo o di un altro tipo. E questa è una razionalizzazione profonda. Altro elemento interessante che viene introdotto con questi protocolli energetico-ambientali a dimostrazione degli obiettivi richiesti, delle prestazioni richieste dai criteri ambientali minimi, è il concetto per cui alla pubblica amministrazione sta a definire le asticelle, quanto devi performare. Ed è giusto, perché l'Italia magari può avere più rinnovabili e meno altre cose, e allora può dire, beh, allora rallentiamo sulle rinnovabili, il miglioramento, siamo molto avanti, e focalizziamo su un'altra strategia magari necessaria, in qualche modo giustamente al paese sta a bilanciare, no? E quindi deve definire le asticelle prestazionali. E però queste asticelle vanno dimostrate, vanno rendicontate. Ecco che allora il tema della rendicontazione ambientale diventa fondamentale per un progettista o per un'impresa. E quindi ci sono due modi. Come rendicontare, te lo dice la pubblica amministrazione. Quindi nell'ipotesi è la pubblica amministrazione che ti dice, senti, devi saltare 10 piani e li devi saltare con l'asta. Probabilmente il progettista o l'imprenditore dice, sì, io te li salto ma con l'ascensore, perché 10 piani con l'asta non riesco. Poi domani con l'innovazione tecnologica te li salterò con la levitazione magnetica magari, oppure chissà, con l'ascesi, un'altra innovazione particolare. Perdonate l'esempio bislacco, ma il tema è questo. Non sta al legislatore perseguire logiche prescrittive, dovrebbe ragionare di logiche prestazionali. Questo è importante. Peraltro non è un caso se uno degli elementi principali del manifesto che abbiamo presentato il 1 ottobre per la pre-COP26 in supporto alla COP26, azione che stiamo facendo non solo noi di GBC Italia, ma la meta associazione, il World Green Building Council, a cui aderiamo. Ecco che allora queste indicazioni importanti di dire, vabbè, tu pubblica amministrazione dimmi a che altezza io devo saltare e il sistema di rendicontazione te lo definisco io. Io chi? Tutti gli attori della filiera. Ecco il perché GBC Italia ha più di 300, quasi siamo a 350 organizzazioni socie, e sono tutti gli attori della filiera, sono studi di ingegneria, di progettazione, di architettura, imprese di costruzioni, produttori di prodotti, associazioni, università, ecco, abbiamo 11 università associate, siamo stati tra i soci fondatori, c'è la provincia autonoma di Trento, così come altre amministrazioni, o piuttosto che l'ANCE Trento, per esempio, i costruttori, o recentemente è entrata l'ANCE Aquila, per esempio, ma abbiamo da, come dire, Italcementi e Mapei a Legambiente associate. Perché è così importante per noi avere l'intero arco degli attori della filiera? Perché i protocolli energetico-ambientali rispondono con misure oggettive di prestazione e incidono sulla filiera. E non sono i protocolli di chi fa legno, di chi fa cemento, di chi fa, non so, una cosa o un'altra, no? Ecco, non sono i protocolli dei progettisti o delle imprese, sono i protocolli che ragionano di raggiungere questi elementi prestazionali. Allora, devono partecipare tutti gli attori proprio perché se l'obiettivo finale è oggettivamente la riduzione dell'impatto,
Allora dobbiamo mettere in campo dei sistemi di misura, perché questo sono i protocolli, che garantiscano queste prestazioni e aiutino a progettare in maniera molto, mi permetto di dire, elastica, no? Perché non vincolo il progettista a mettere il legno, per quanto a me il legno piaccia tantissimo, ma non vincolo in qualche maniera, ma permetto a chi progetta di tener conto dei vincoli economici, delle condizioni locali, delle peculiarità e di ciò che è anche economicamente più conveniente per raggiungere una prestazione definita. Ecco, questo è il tema dei protocolli energetico-ambientali. Buone notizie italiane. L'Italia è il secondo paese in Europa per applicazione ai protocolli LEED, quelli internazionali. E non è poca cosa, perché stiamo andando più veloci. Da gennaio di questo anno la registrazione ai fini della certificazione, che è, diciamo, il passo iniziale di un processo e poi si conclude con la verifica edificio realizzato, riqualificato, migliorato, gestito, quant'altro, e anche misura dei consumi reali, per intenderci, di questi edifici, quindi delle reali prestazioni, e come numero di registrazioni siamo i primi in Europa, surpassiamo la Spagna, credo di 150 edifici, quindi neanche pochissimo, che è un competitor in cui questo mercato sta proseguendo molto velocemente. Se uno va a vedere dove ci sono questi edifici, beh, vabbè, sicuramente la zona di Milano e la Lombardia, dove i fondi immobiliari hanno più investito. I fondi immobiliari hanno detto o così, insomma, per avere una garanzia. Poi segue Roma, uno dice, ma quanti ce ne saranno a Roma? Sono più di 160, sta andando ancora più veloce di Milano-Roma, perché adesso è diventato il nuovo ambito in cui i fondi immobiliari trovano interesse ad investire. E poi si è disseminato in tantissime situazioni. E quindi, per focalizzare e lanciare un po' la palla alla relazione di Iris Visentin, dobbiamo pensare allora ai condomini, anche il cuore, il centro di ciò di cui voi discutete. Premettiamo che quindi l'applicazione dei protocolli energetico-ambientali in Italia è molto forte. Stazioni appaltanti come il Demanio chiedono criteri ambientali minimi dimostrati con i protocolli energetico-ambientali, siano questi per edifici storici, che è ad esempio un'altra incredibile eccellenza italiana. L'unico protocollo per il restauro sostenibile è stato fatto dalla nostra associazione, si chiama GBC Historic Building, e lo stiamo internazionalizzando con i nostri colleghi americani di United States Green Building Council, ovvero i proprietari dei protocolli LEED, per intenderci, e con World Green Building Council. Questo cosa vuol dire? Che il protocollo per il restauro sostenibile a livello mondiale avrà guida italiana. Credo sia un buon tema e una buona eccellenza. Poi magari ci si potrebbe fare un'altra domanda, ma siamo in grado di applicare questi protocolli? Siamo bravi oppure facciamo finta? Beh, allora, io credo che bisogna ricordare, io alle volte presento una vignetta, no? Mi piace molto, di un attore che io adoro, è Snoopy, e la vignetta dice più o meno così: un giorno ci accorgeremo che l'erba del vicino è sintetica. Ecco, questo è il tema. In realtà non è detto che noi siamo peggio degli altri paesi. Al contrario, abbiamo una grande cultura del progetto e della costruzione che forse per qualche anno abbiamo lasciato un po' indietro, forse presi più da un approccio speculativo che non, diciamo, coerentemente e attentamente progettuale. Ecco che allora, misurandoci con un protocollo, con uno strumento di misura che è applicato in tutto il mondo, come vedrete sono dei rating system a fasce di punteggio, la fascia di eccellenza, di prestazione più rilevante, la misura di un edificio più prestazionale è quella platinum, quella comunque elevata e prestazionale è gold. Allora, di edifici a livello platinum e gold in percentuale agli edifici certificati in Italia, questa percentuale è la più alta al mondo. E non è banale. Questo a significare che abbiamo una buona cultura del progetto, una buona cultura realizzativa degli edifici quando li facciamo come bisogna farlo, insomma, mettendo ciò che si deve, facendo i controlli che si deve. E l'ultimo elemento, abbiamo un insieme normativo cogente di norme ambientali che ci vincolano, che è il più alto al mondo.
Ecco che questi protocolli nascono da un approccio un po' più anglosassone e infatti dicono banalmente, non so, per esempio per le bonifiche, se fai una bonifica ti do un punto in più, vale di più l'edificio, il rating dell'edificio. Ecco bene, da noi la bonifica è obbligatoria anche quando c'è una cisterna interrata, lo sappiamo bene, e non è che qualcuno ti dice bravo, ti dice lo devi fare, se no non vai avanti. Ecco che allora viene fuori che forse è più intelligente, visto che abbiamo tante normative ambientali, le dobbiamo a questo punto rispettare, perché tornare indietro non credo sia per noi possibile. Beh, allora può essere interessante riflettere del dire che, va bene, ma abbiamo comunque una prestazione superiore agli altri paesi. Ecco. E come dire, non siamo solo pizza e mandolino, siamo anche pizza e mandolino, gli altri non hanno neppure la pizza e il mandolino, ma per quanto riguarda la qualità realizzativa e progettuale, non siamo secondi a nessuno. E credo sia anche forse corretto riprenderci un po' questa autostima, in qualche modo. Forse siamo stati come settore troppo, come dire, maltrattati in qualche modo, no? Da tempo. E invece è possibile, e da queste misure, da questi dati è evidente, che la qualità culturale realizzativa che ci riguarda non è seconda e può competere con gli altri paesi. Concludo con due o tre informazioni importanti. Noi abbiamo più di 1 milione di edifici condominiali in Italia, 27 milioni di unità immobiliare, condomini, quindi quello che per noi è un edificio fatto almeno da due tenant, da due proprietà distinte. Diamo alloggio a 14 milioni di famiglie residenti, abbiamo una media di 30 appartamenti per condominio e questi approcci di questi edifici hanno, come dire, una qualche necessità di miglioramento. Il 74% di questi edifici residenziali, condomini, è costituito prima del 1980. Del 1980 e probabilmente al 2030, primo obiettivo europeo e poi quello al 2050, il 90% di questi edifici saranno ancora lì. Il 70% dei condomini è in classe G o F e da ultimo solo l'1% della superficie di questi edifici, di questi asset condominiali, è annualmente riqualificata. Questo peraltro comporta comunque una grandissima mole di lavoro. Nomisma stimava 3 miliardi di euro di investimento di persone come Marco e Maria che investono nella propria casa, nell'efficientamento, eccetera. Questo pre-super bonus, per intenderci. Tutti questi soldi che in qualche modo vengono investiti in una totale inconsapevolezza e garanzia dei risultati. Ecco che allora un protocollo energetico ambientale che ti dice un po' come si fa il lavoro, ti permette di dialogare in maniera chiara con il signor Marco e la signora Maria in modo da far comprendere che cosa si deve fare e garantisce delle prestazioni sul lavoro, diventa assolutamente necessario. Necessario anche per l'ultimo elemento importante. Stanno arrivando moltissimi soldi dall'Europa con quello che viene chiamato Next Generation Europe. Molti di voi avranno sentito che a novembre del 2020 l'Europa poi ha definito una strategia chiamata Renovation Wave. Questa strategia vuole essere una presa d'atto che è l'edilizia, la filiera edilizia che impattano di più sull'ambiente. E infatti questa strategia impone il 37% delle risorse nella rigenerazione urbana. Non molti di voi avranno notato che lo stesso giorno in cui è stata presentata la Renovation Wave, a novembre, è stato presentato un sistema di reporting per l'edilizia in versione 2, il sistema Levels. Sistema Levels è un sistema di reporting per l'edilizia fatto dalla DG Environment e voluto dalla DG Grow europea. Levels, che con buona probabilità verrà inizialmente applicato per la pubblica amministrazione e poi esteso a tutti gli altri attori e quindi anche al privato, analogamente chiede di valutare l'impatto di un edificio correttamente progettato per acqua,
energia, economia circolare, salubrità, emissioni e così via. Esattamente, congruentemente con un protocollo energetico ambientale. Levels è ancora una volta una serie di obiettivi di rendicontazione di alto livello e si aggancia ai protocolli energetico ambientali che sono invece dei sistemi di rendicontazione ambientale applicabili dall'impresa singola, dal progettista singolo, sia questa una struttura monodimensionale, il progettista, o un'organizzazione più ampia, sia questo l'installatore piuttosto che un'impresa di costruzioni strutturate. Ecco che allora l'Europa ci ha dato un messaggio molto chiaro. D'altronde, non esiste un progetto europeo che non debba essere rendicontato. Per quanto riguarda questi soldi, l'Europa ci indica che ogni euro investito vorrà sapere quanta energia, quanta acqua, quanti chili di economia circolare, quanta salubrità e così via. Allora, che cosa possiamo fare concretamente? Che cosa suggeriamo di fare concretamente? Soprattutto ai professionisti che in questo momento devono in qualche maniera pensare da che parte si sta andando, se bisogna studiare qualcosa, sapere qual è la competenza che mi permetterà di. E allora seguire il processo anche formativo sui protocolli energetico ambientali vuol dire acquisire la competenza su strumenti che poi, per esempio, nelle gare pubbliche ti danno punteggi in più. Sapete che i criteri ambientali minimi, se ci sono professionisti certificati, qualificati personalmente su alcuni schemi, come per esempio i LEED Accredited Professional o i nostri GBC Home o altro Accredited Professional, permette di dare dei punti in più in gara, no? Perché questa è una dimostrazione della competenza di chi partecipa alla stazione appaltante. Quindi il mercato è già lì. Il mercato privato, quello della signora Maria, quando comincerà a vedere che c'è la signora Pinuccia che ha il suo edificio con un valore di rating, comincerà a domandare perché io no. E questo è quello che accade. Nella sostanza, questa trasformazione che stiamo avvenendo è nelle fasi iniziali. Lo abbiamo visto in altri paesi. Quando è all'inizio succede che il mercato risponde con, un prezzo maggiore, no? Perché un più performante vale di più. La verità è che nel tempo accade un'altra situazione, è che il green lo vendi, è il brown che non lo vendi più. Ecco che allora, se vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti non solo un ambiente migliore, non solo un ambiente sul quale possono avere appunto le valenze culturali, ambientali che viviamo noi oggi, non lasciargli un pianeta migliore, ma vogliamo anche lasciargli due soldi. Perché una casa, abbiamo capito, che nel tempo può diventare un peso, un problema, un fartello, beh, allora dobbiamo pensare oggi a dare un valore a questa casa in modo che questo valore, poi manutenendola nel tempo, venga mantenuto e questo valore va misurato. Se no il rischio di passargli un rifiuto e un rifiuto non lo vendi più. Io vi ringrazio moltissimo per questa lunga chiacchierata che ho fatto. Tenderei a lasciare la parola, spero che sia stato un quadro interessante, complessivo, per entrare nel merito dei protocolli e, come detto, mi dispiaccio per non esserci, rimango a vostra disposizione. Grazie. Ringraziamo l'ingegner Mari. Sicuramente ha fatto un'ottima introduzione al tema. Mi collego solo con una considerazione. Noi professionisti che operiamo nel settore, diciamo, energia e edilizia in generale, sappiamo che quello che andiamo a fare di più complesso, diciamo come analisi più complessa, è la diagnosi energetica, perché in Italia, le industrie soprattutto, l'Italia prevede a livello normativo la possibilità di fare una diagnosi energetica per vedere se si sta consumando nel modo corretto e quali sono gli interventi migliorativi. Purtroppo ci scontriamo spesso con il cliente che ci dice: l'importante è spendere meno. Non mi interessa nient'altro, non mi interessa se sto facendo del male al mio vicino, se consumo CO2 per altri, non voglio sapere nient'altro. Il problema del professionista è che non riesce a controbattere dicendo: guarda che ho un modo per dimostrarti che migliori energeticamente, migliori però anche la tua qualità di vita e riusciamo a migliorare anche il contesto. Quindi è necessario conoscere questi tipi di protocolli e questi tipi di certificazioni per riuscire a, ovviamente, controbattere e dimostrare che c'è effettivamente un miglioramento. E sarà necessario che anche
la popolazione e i cittadini conoscano che ci sono anche altre cose oltre al proprio portafoglio. Lascio la parola allora al consigliere di GBC Italia, referente per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, Visentine Iris. Allora, innanzitutto ringrazio ovviamente gli organizzatori per la possibilità che ci danno di raccontare un po' non solo chi è GBC Italia, ma soprattutto l'approccio ai protocolli che, come ha giustamente detto poco fa, è uno strumento per far capire che non è tanto l'euro speso in più, è quanto vale quell'euro speso in più, perché in genere vale molto di più rispetto, e ti permette poi di fare delle efficienze poi rispetto al risultato che otterrai, che, come dire, se spendi meno poi alla fine rischi di spendere di più, no? Ecco, perfetto. Io riprendo qualche tema, qualche punto della premessa e dell'introduzione che ha fatto il presidente Marco Mari, per arrivare proprio a focalizzare però un po' più nel dettaglio che cosa intendiamo dei protocolli, come sono strutturati. Partiamo dai protocolli LEED per arrivare ai protocolli GBC. Allora, GBC Italia innanzitutto è un'associazione, vediamo se mi funziona. Eccolo qua. GBC Italia innanzitutto è un'associazione no profit a livello nazionale, ha la sede operativa a Trento perché siamo nati lì, ma abbiamo come riferimento tutto il territorio nazionale. Siamo strutturati in sezioni territoriali, come vedremo io sono referente del Regione Veneto, Friuli, Venezia, Giulia. Qual è l'obiettivo di GBC Italia? Perché è nata? È nata nel 2008 con l'obiettivo di sviluppare la sostenibilità in edilizia, cioè arrivare a livelli sempre più elevati di sostenibilità e quindi avere uno spazio abitato più salubre, sicuro e confortevole. Perfetto. Questa è la nostra vision, consentire a tutti di vivere in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo e dell'ambiente. Ecco, però per arrivare qui ovviamente ho bisogno di calare nella realtà del significato, che cosa vuol dire. Io ad esempio acquisto una bottiglietta d'acqua come questa, qualsiasi bottiglietta d'acqua, e ho esattamente che cosa c'è dentro. So esattamente quanti sono, quanto è il magnesio, il nitrato, il fluoro. E questa è una bottiglietta d'acqua. Per l'edificio invece cosa so? Adesso a malapena dico il livello di efficienza energetica, qual è la classe di efficienza energetica, ma non so minimamente, la vedo che mi piace o non mi piace, ma non so altro. E questa è la difficoltà. E a questa domanda risponderanno i protocolli. Un'osservazione, questa è una realtà che è già esistente. Ovviamente GBC Italia, quando ha iniziato la propria attività, ha scelto uno strumento che è il protocollo LEED, perché è quello che ha nel 2008 a livello internazionale si stava rivelando come lo strumento più applicato. Allora c'era tutta la zona di Milano con l'Expo che stava iniziando a richiedere questo tipo di protocollo. Ad oggi, ecco, questa slide è di qualche tempo fa. Come GBC Italia stiamo monitorando anche tutto il parco edifici che si sta certificando LEED, e come vedete incominciano ad esserci, parliamo in metri quadri, no? Di milioni di metri quadri che sono già certificati, altri in corso di certificazione. Ecco, sul numero di edifici, qui faccio una piccola puntualizzazione. Allora, il LEED nasce, ovviamente parliamo di edifici che sono certificati a Milano, quindi, come dire, un edificio ha tot piani, no? Ovviamente un conto è dire un edificio di quel tipo, un conto è dire la casetta residenziale. Ecco, è per quello che il nostro riferimento è i metri quadri. Tenete presente che recentemente la città di Savona è certificata LEED for Cities, perché LEED certifica tutte le tipologie di edificio, la gestione di queste tipologie di edifici e anche porzioni di quartieri, e adesso c'è anche il protocollo LEED per le città. Ma poi ci arriviamo con calma.
concetto che ha spiegato benissimo il Presidente prima. Chi è socio di GBC Italia? GBC Italia è un'associazione no profit, anche no perdit, come direbbero gli americani, e i soci sono appartenenti a tutta la filiera dell'edilizia. Perché? Perché è tutta la filiera che deve andare verso in un'unica direzione. Io progettista non posso pensare di creare un progetto e poi non trovare i materiali, non trovare gli impianti, non trovare l'impresa di costruzione che mi sa operare secondo il mio progetto. E viceversa, chi fa un prodotto di un certo tipo con delle innovazioni deve, come dire, trovare chi quel prodotto lo inserisce correttamente nel progetto e quindi nella costruzione. Quindi questi protocolli hanno anche l'obiettivo di rendere maggiormente efficiente tutto il processo dalla progettazione alla costruzione, uniformando i linguaggi, ed è per questo che i soci di GBC Italia fanno parte di tutta la filiera, dai progettisti, ai costruttori, agli investitori. Abbiamo dei comuni che sono soci di GBC Italia, Ance, Aquila, come citava poco fa Marco Mari, delle associazioni di categoria. Confindustria Ceramica è stata una delle prime, dei primi soci di GBC Italia, per dire. Quei servizi anche vari. Tutto questo crea ovviamente all'interno dei GBC Italia una ricchezza anche di competenze non indifferenti. Noi abbiamo dei gruppi di lavoro a cui partecipano i nostri soci, partecipano soci di tutte le tipologie, e quindi alle volte le discussioni, anche quelle un po' più spinose, come dicevamo prima, sì, ma il cliente mi chiede di pagare, ecco lì la questione è, sì, ok, tu progettista mi dici questo, però poi alla fine, capito? E ci sono poi queste discussioni che sono importantissime per creare dei protocolli che poi funzionano realmente nel mercato, perché se non funzionano e sono bellissime dal punto di vista accademico ma nessuno li applica, beh, scusate, non servono a nessuno, quindi è inutile perdere tempo. GBC Italia, come ho detto prima, ha come riferimento tutto il territorio nazionale. A livello internazionale rappresenta l'Italia all'interno del World Green Building Council, che è un'associazione che riunisce una realtà per nazione che rappresenta la sostenibilità in edilizia per quella nazione. Per l'Italia c'è GBC Italia, ad esempio per gli Stati Uniti c'è USGBC, che è l'ente che ha creato il protocollo LEED. Poi c'è un GBC, come vedete, in quasi tutte le nazioni. A livello europeo, per dirvi un po' anche le dinamiche, perché prima ci si riferiva agli indicatori levels, a certe dinamiche, al Green Public Procurement, perché a livello europeo, ovviamente i GBC europei hanno creato dei progetti e delle presenze anche, come dire, per supportare alcune decisioni della comunità europea. Quindi si cerca di fare anche massa critica su alcuni approcci, alcuni contenuti. Poi che si parli di LEED, BRIM, WELL, i protocolli di GBC, ok, però l'approccio deve essere di questo tipo. I chapter ve ne ho detto poco fa, magari nelle pause, se avete delle curiosità, potete pure chiedermelo per chi è presente. Cosa fa GBC Italia? GBC Italia fa tutta una serie di attività, dalla certificazione alla formazione, advocacy, eventi, sviluppi e ricerca. I protocolli GBC Italia li ha creati GBC Italia attraverso i propri gruppi di lavoro a cui partecipano i propri soci. Arriviamo un po' più nel dettaglio. Ecco, io adesso vi racconterò un po' come sono strutturati i protocolli, e poi faremo un focus sull'ultimo nato protocollo GBC condomini, perché così almeno abbiamo già chiarito un po' qual è la struttura che è condivisa da tutti questi protocolli. Ok. Questo l'ha già detto poco fa Marco Mari, e quindi, come dire, fa tutto parte del tema del Green Public Procurement, cioè andare verso una riduzione delle emissioni di CO2, come attraverso delle strategie che mi aumentino la sostenibilità nei vari settori, di cui ovviamente l'edilizia è un settore. Sto litigando con questo telecomando, scusate.
Allora, questo è un concetto importante. Noi abbiamo iniziato a sentire parlare di edifici e efficienza energetica, il che va benissimo, è stata una grande opera per far capire anche alla signora Maria che è importante curare quell'aspetto anche per risparmiare in bolletta. Gli edifici però possono risparmiare anche in termini di acqua, l'acqua è sempre più una risorsa preziosa, quindi avere degli accorgimenti che mi consentano di risparmiare questa risorsa idrica potabile è fondamentale. Non solo, vedete anche i rifiuti, gestire bene il cantiere, i materiali, anche come dire, la gestione dei rifiuti a edificio funzionante è fondamentale. Faccio un esempio, uno dei prerequisiti dei protocolli, qui incomincio a raccontarvi anche qualcosa di un po' più concreto. C'è un credito che a me, quando l'ho letto la prima volta, sembrava banale, cioè guarda, tu devi avere uno spazio per i bidoni, cioè per la raccolta differenziata, ho detto sì, ok, banale, e invece no, perché se pensiamo alle nostre case ci rendiamo conto che molte volte non sappiamo dove metterli. Allora, da questo punto di vista il protocollo mi aiuta mettendo anche una riga, una cosa che se letta uno la considera banale, ma nell'ambito magari di una progettazione anche complessa potrebbero essere magari degli aspetti che uno si può dimenticare. Allora i protocolli mi aiutano, come dicevo prima, come diceva anche prima Marco Mari, a mettere in fila tutti questi elementi, alcuni complessi, anche banali, ma per non dimenticarceli. C'è un altro aspetto importante, e qui mi ricollego anche un po' a quello che dicevamo prima, cioè come faccio a far capire al mio cliente che utilizzando questo tipo di approccio, poi possiamo chiamarlo, come dicevo prima, lead, BRIM, possiamo anche applicare il processo tranquillamente. Come faccio a fargli capire che è un valore? Beh, gli americani da questo punto di vista per me sono imbattibili. Loro hanno creato il protocollo lead a fine anni 90 e hanno continuamente raccolto dati. Quindi queste percentuali che vedete nella slide non sono percentuali stimate, sono percentuali legate esattamente a casi concreti dei protocolli lead certificati, in cui viene confrontato l'effetto e la performance di un edificio certificato rispetto a uno tradizionale. E cosa ci si è resi conto? Ci si è resi conto che rispettando e seguendo alcune dinamiche, ad esempio sul tema della qualità dell'aria interna, sì, grazie, anch'io ringrazio per la chiusura della porta, comunque attenzione per la gestione dell'aria interna, la gestione della luce, ovviamente l'utilizzo della luce diurna ha un effetto benefico, ci aiuta, oppure anche il poter vedere all'esterno magari il verde, no? Ha degli effetti su che cosa? Ad esempio sulla produttività, le persone lavorano meglio e se lavorano meglio rendono anche di più. Lì ci sono delle percentuali di maggiore produttività legate ai vari fattori, il 23%, l'11%. Se io considero anche il fatto che gestendo meglio l'aria all'interno, poi in questo periodo l'abbiamo apprezzato tutti, le persone si ammalano anche meno, allora incominciano ad esserci dei valori abbastanza, perché rilevanti. Guardate ad esempio il 15-40% in più sono le maggiori vendite di un retail in cui viene curato questo aspetto legato alla luminosità della luce diurna, legato alla qualità dell'aria. Ecco, la gran parte, vi confesso che la gran parte dei retail, stiamo parlando dei retail di lusso, stanno andando in questa direzione. L'ultimo dato, degenza ospedaliera 8,5% più breve. Allora, da questo punto di vista, se io sono il degente, beh, ristabilirmi un po' prima non mi fa male. Ma se sono dal punto di vista di chi gestisce quella struttura sanitaria, per me quello è un risparmio. Ecco, questi sono dati che, e da questo punto di vista veramente ci sono dei report da cui sono estratti questi dati, sono degli elementi che mi aiutano anche a motivare il perché magari spendo un 15% in più. Non stiamo parlando di cifre enormi, stanno anche monitorando il quanto di più, no? Nell'applicazione di questi protocolli, ed è molto meno di quello che ci si può aspettare.
Sono elementi che mi aiutano poi a capire il perché anche le grandi committenze, adesso c'è tutto il tema della riqualificazione della zona di Milano dopo l'Expo, stanno andando in questa direzione, tutta la parte di ricostruzione post sisma in centro Italia. A Roma è una sorpresa, sul nostro sito abbiamo fatto una cartina in cui abbiamo evidenziato il numero di edifici certificati, non solo LEED ma anche GBC, LEED, WELL, BRIM. Sono tanti, di più di, perché? Perché ci sono questi numeri. Ora, ovviamente, e qui arrivo a un passetto successivo, già citato, gli aspetti e le variabili da tenere in considerazione sono tanti, sono numerosi. Questi protocolli spingono verso una progettazione integrata, in cui ovviamente le competenze di ciascuno sono preziose, ma devono essere condivise, ci deve essere un confronto, perché i problemi prima li risolvo, prima poi riesco a trovare una soluzione e poi il processo va via più liscio e con meno problematiche successive. Ma su questo ci torniamo. Ok, questi sono alcuni dati sempre gli amici non solo americani ma internazionali del World Green Building Council su quanto impatta il tema dell'edilizia. Andiamo avanti, ecco, questo era un po' il ragionamento che facevamo prima. Questo tipo di protocolli creano valore per tutti i soggetti, sono preziosi se tutti quei soggetti trovano un valore aggiunto nel protocollo. Se io sono ovviamente il proprietario di quell'edificio, mi crea valore, cioè se io riesco ad affittare o vendere quell'edificio perché è più efficiente, le persone sono più produttive, come dire, si riesce anche a vivere meglio, il valore di quell'edificio non solo è più alto ma si mantiene nel tempo. Se io sono l'impresa, il general contractor, che quindi devo realizzare l'opera, avere uno strumento che mi ha già risolto tutte le problematiche, la gran parte delle problematiche, quindi che mi riduce poi la necessità di varianti in corso d'opera, ritornare sul progetto quando magari ho già lì il cantiere aperto. Ecco, questo per me è un risparmio. Se io sono la persona che andrà a vivere in quell'edificio, la gestione dell'aria, la visione, insomma, il mio comfort interno e la salubrità per me sono fattori fondamentali. E quindi questo crea, come dire, una sinergia tra le diverse esigenze e mi porta anche a ridurre i rischi di problematiche successive. Ok, questo l'abbiamo già detto e qui ci avviciniamo proprio al tema dei protocolli. Per l'energia, l'efficienza energetica, noi abbiamo già uno strumento di misura, per la sostenibilità ci sono i protocolli. Come abbiamo detto prima, c'è bisogno di uno strumento che misura la sostenibilità, perché la sostenibilità va bene, è un concetto su cui siamo tutti d'accordo, ma che cosa vuol dire concretamente nelle mie azioni? Che cosa vuol dire banalmente un prodotto sostenibile? Che cosa vuol dire un edificio sostenibile? E poi, se io, il problema di GBC d'Italia era, ok, noi vogliamo aumentare la sostenibilità nell'edilizia, ma se non so a che punto sono oggi e non riesco a definire a che punto voglio arrivare domani, qualche problemino si crea di concretezza. E allora ci sono i protocolli che ci aiutano. I protocolli hanno fondamentalmente tutti quelli che ho citato finora, la stessa struttura che adesso vi racconto. E poi vi racconterò velocemente anche le differenze, poi su alcuni invece andiamo un po' più nel dettaglio. Tutti i protocolli hanno all'interno dei requisiti che quindi mi declinano che cos'è la sostenibilità per l'edificio. Ovviamente questi requisiti sono raggruppati in aree tematiche e qui vediamo rappresentate nella slide. Allora c'è un'area tematica che mi parla del sito, cioè come quell'edificio impatta rispetto all'ambiente circostante, in termini anche di cantiere, in termini di verde, in termini di connessione con i trasporti, in termini di gestione dell'acqua piovana. Seconda area, acqua. Quanta acqua potabile riesce a risparmiare quell'edificio all'interno e all'esterno dell'edificio? Energia, il tema dell'efficienza energetica, e su questo, come dire, andiamo via veloci perché ne sapete anche più di me.
Materiali e risorse, ok, quello che ho detto prima, quest'area mi dice quali sono i requisiti dei materiali che io voglio per poterli definire sostenibili. Poi vedremo ad esempio il legno, non posso disboscare il mondo per creare delle casette, questo non è, non è sostenibile. Il legno è sostenibile se mi arrivano una foresta certificata, ma allora avrò bisogno di uno strumento, una certificazione, che mi dica, che mi tracci, che mi renda tracciabile il percorso di quel legno che io ho in cantiere rispetto a dove, da dove arriva. Quindi una tracciabilità di filiera dalla foresta all'utilizzatore finale sono le famose certificazioni FSC, PFC. Adesso, io sono LIDAP, professionista accreditato LIDA dal 2009. All'inizio queste cose insomma erano un po' arcane, da qualche anno vedo che ad esempio andando anche in qualche, tipo al Leroy Merlin, al Brick o quant'altro, si vedono prodotti certificati FSC, PFC, e questo è un plus che, ecco. Vado un po' oltre, poi torneremo su altri requisiti. Altra area è quella legata alla qualità indoor in termini di salubrità, ma in termini anche di comfort interno. Che cosa vuol dire e come si declinano? Quali sono gli obiettivi che quell'edificio deve avere? Poi ci sono altre aree che, queste sono più, l'innovazione nella progettazione. Sì, io ho premio degli edifici che spingono molto su alcuni aspetti legati alla sostenibilità, intesa come ce le siamo dette nelle altre aree, il territorio, vengono premiati delle soluzioni, delle performance che quell'edificio ha rispetto alla difficoltà e alla criticità che quell'edificio ha nel contesto. Per farvi capire in modo veloce, la gestione delle acque, il risparmio dell'acqua potabile è diverso se l'edificio si trova a Trento o se l'edificio si trova in Puglia o in Sicilia. Ecco, in Puglia e in Sicilia lì la questione acqua è un po' più critica, è un po' più difficile. Allora avrà bisogno, essendo più critica, di essere maggiormente valorizzata, e quindi ci sono tutti i criteri che questione, si dà più punteggio a queste realtà. Punteggio, quindi se i requisiti sono soddisfatti danno un punteggio all'edificio, a seconda del punteggio che l'edificio ottiene io ottengo il livello di certificazione, in genere sono vari livelli, base, argento, oro e platino, a seconda del punteggio che l'edificio ottiene. Tutte le aree dei protocolli che vedremo oggi sono suddivise in prerequisiti e crediti. I prerequisiti ci sono degli elementi obbligatori, fondamentali, senza i quali non ci si certifica e quindi sono, devono essere soddisfatti. Uno di questi, ad esempio, riguarda proprio il cantiere. E i crediti sono facoltativi, cioè il team di progettazione può sceglierlo oppure no. Se lo sceglie però diventa obbligatorio per lui, ma soprattutto sono quelli che mi danno i punteggi. Quindi dovrò comunque scegliere un set di crediti che mi permette di arrivare al livello di certificazione che mi sono predisposto come obiettivo. Eccolo qua. Allora andiamo un po' più nel dettaglio. Adesso io vi ho raccontato le aree tematiche, andiamo a vedere che cosa c'è in queste aree tematiche. Allora, ad esempio, la prima area è sostenibilità del sito. Sto guardando per l'orario. Ok, ci siamo. Io direi concludiamo questa parte e poi nella seconda parte vediamo il focus. Ok. Allora, sostenibilità del sito. Noi abbiamo il primo è il prerequisito, è fondamentale. Questo fa la differenza nella gran parte dei protocolli che si applicano, perché deve essere predisposto un piano di gestione sostenibile di quel cantiere e poi io devo dimostrare che effettivamente lo seguo. Quindi purtroppo nel corso degli anni ci sono stati casi in cui arrivavano progetti e chiedevano guarda, vorremmo certificare lì il nostro edificio, benissimo, a che punto siete? Guarda, siamo già al primo piano fuori terra, no guarda, allora facciamo così, intanto vai avanti, poi vediamo se o si riqualifica, oppure c'è anche il protocollo che mi certifica la gestione sostenibile, allora però, LEED, nuove costruzioni, grandi ristrutturazioni, anche no.
Quindi questo è importante. Poi abbiamo tutta un'altra serie di requisiti che riguardano appunto come si comporta quell'edificio rispetto all'ambiente circostante. E qui abbiamo ad esempio il tema dei trasporti, quanto è connesso quell'edificio. E questo ovviamente, oppure la scelta rispetto alla densità del contesto in cui sorge quell'edificio. Quindi vengono premiate soluzioni in ambienti già costruiti rispetto ad ambienti non costruiti. Qui dietro c'è tutto il tema del consumo di suolo che non sto qui ad approfondire. Poi c'è il tema della gestione delle acque piovane. Ecco, io premio quegli edifici in cui, come dire, il caso peggiore è il parcheggio di asfalto dove tutta l'acqua che piove esce e finisce in fognatura. Perfetto, io quindi premio quegli edifici che riescono a gestire la gran parte o la totalità di acqua che piove nel boundary del progetto. Effetto isola di calore, ecco ad esempio l'effetto isola di calore, immagino che sappiamo tutti che cos'è, del differente gradiente termico del costruito rispetto al non costruito, per dirla in parole semplici. Quindi vengono premiate quelle soluzioni in cui ci sono delle soluzioni che mi mitigano questo effetto. Giusto per dare qualche confronto, ad esempio questo criterio qui o poi è lo stesso che mi ritrovo ad esempio nei criteri ambientali minimi che abbiamo citato prima, ed è per questo con queste io ogni tanto vi farò queste similitudini per farvi capire anche il perché io posso dimostrare i criteri ambientali minimi attraverso questo tipo di protocolli. Poi il tema della gestione delle acque. Noi abbiamo il tema di quanto io posso ridurre il consumo di acqua potabile all'interno dell'edificio, e anche qui, analogamente ai criteri ambientali minimi, le soluzioni possono essere le classiche riduzioni di flusso piuttosto che il WC a doppia mandata, oppure all'esterno dell'edificio. All'esterno dell'edificio vuol dire per l'irrigazione. E qui la cosa interessante, mi ricollego alla progettazione integrata, perché io queste cose qui le devo decidere nelle prime fasi di progettazione. E quindi io dovrò avere chiaro se questo credito potrò ottenerlo oppure no. Ma molto spesso, ho necessità di completare le mie competenze, quindi magari qui andrò a chiedere, a contattare, a chiedere ad esempio un tecnico del verde, perfetto, c'è una soluzione, fino a che punto posso? Ecco, e questa è la dinamica che crea questo tipo di processo. Efficienza energetica, allora qui ci sono due elementi principali. Innanzitutto è un criterio che pesa molto rispetto a tutti gli altri, perché se avete visto, prima parlavamo di 1, 6, 3, 2 punti, ecco questo è un po' lo standard. Per l'efficienza energetica noi abbiamo fino a 19 punti, a seconda del punteggio di efficienza energetica che quell'edificio mi dimostra. Come? Ecco, qui per i protocolli LEED è richiesta, premiata la modellazione dinamica. Non ve la spiego perché anche questa la sapete meglio di me. L'altro punto invece importante è legato al commissioning. Ecco, il commissioning è legato ai protocolli LEED, quindi che hanno un certo volume, ovviamente residenziale, piccolo, non ha necessità di questa figura. In questi protocolli invece, se si parla del residenziale dal quarto piano in su, questa figura mi permette di tenere sotto controllo e di valutare il progetto, dalla progettazione alla costruzione, che effettivamente sia conforme a che cosa? A un documento che viene previsto, che è gli obiettivi della committenza che si dà per quell'edificio. Quindi la committenza scriverà un documento in cui dirà ed espliciterà qual è l'obiettivo che ha per quell'edificio, e il commissioning verificherà che effettivamente il progetto segua e poi possa arrivare a quegli obiettivi, e poi in fase di costruzione farà tutte le verifiche anche in corso d'opera, e poi soprattutto la verifica finale a edificio funzionante, che effettivamente quegli obiettivi sono stati raggiunti. Ecco, anche qui se avete poi, io devo andare un po' a volo d'angelo, poi se c'è qualche approfondimento. Andiamo avanti.
Ok, materiali e risorse. Prima vi citavo il tema del legno certificato e quello è un esempio per far capire che, come dire, non basta scegliere un materiale che noi pensiamo sia naturale per poterlo definire sostenibile. Qui dentro c'è anche tutto il tema del contenuto di riciclato, anche questo è un concetto molto presente nei criteri ambientali minimi e anche in tutti gli altri protocolli. Qual è l'attenzione? L'attenzione è questa, che qui non si premia il fatto che quel materiale sia riciclabile, ossia che qualcuno in futuro lo riciclerà. No, io premio il fatto che quel materiale abbia già contenuto di riciclato, che sia già composto da una parte di materia prima, seconda, che mi arriva da altri o da rifiuti o da altri scarti. E questo che cosa ha creato nel mercato? Io l'ho visto, cioè dall'inizio... ha creato una richiesta di effettivamente di materiali di scarto di rifiuto, quindi mi ha creato quella dinamica, mi ha creato quel valore dei materiali che prima erano semplicemente rifiuti, erano scarti, e mi ha permesso di attivare quel circolo virtuoso che poi tutti chiamiamo economia circolare. Faccio un esempio, prima ho citato Confindustria Ceramica come uno dei soci fondatori, benissimo, loro sono arrivati nel 2008, noi abbiamo le migliori sabbie, le migliori piastrelle perché andiamo a prendere le sabbie dalle migliori cave, eccetera, eccetera. Però non capiamo perché non riusciamo più a vendere una piastrella negli Stati Uniti. Ecco, io adesso ve la romanzo un po', però la sostanza è quella. Ecco, e lì il problema era che loro, per loro la qualità era il materiale vergine. Negli Stati Uniti si stavano diffondendo questo tipo di protocolli che chiedevano contenuto, quanto riciclato hai? E loro ovviamente rispondevano no, non ne ho, perché per me il valore è il materiale vergine. E così non riuscivano più a vendere. Quando hanno capito invece che il contenuto di riciclato era un valore, poi il problema è stato che gli scarti delle aziende non bastavano più. Allora hanno dovuto attivarsi, ad esempio andare a recuperare dei rifiuti, ad esempio anche di altre tipologie di prodotti, per poter garantire per alcune linee di prodotto delle percentuali di riciclato costanti e stabili. Ecco, ed è questa dinamica, cioè nel creare il valore, e per valore intendo proprio anche il valore economico di un rifiuto, perché ci sono le resistenze sono veramente alte. Ma tu mi chiedi il riciclato perché allora mi vuoi pagare meno. No, non è quello. Devi rovesciare il ragionamento. Ecco, questo tipo di protocolli mi aiutano. E quando dicevo tutta la filiera, io vi racconto un po' di dinamiche anche per farvi capire un po' la ricchezza di questi protocolli. Qualità ambientale interna, passiamo all'area successiva. Ecco, qui ci sono vari aspetti. Uno è legato proprio alla salubrità, e quindi perché c'è tutto il tema, c'è tutto un filone legato alla sindrome dell'edificio malato, perché passiamo più del 90% della nostra vita all'interno di edifici, e se questi edifici sono poco salubri, ovviamente anche la nostra salute ci va di mezzo. Benissimo. Allora, come rendere più salubri e confortevoli gli edifici? Beh, c'è tutto un tema legato alla gestione dell'aria. Ecco, qui prima... anche Marco Mari faceva una puntualizzazione. L'ID non dice usa la ventilazione meccanica, usa la ventilazione naturale. No, ti dice guarda, ci deve essere un ricambio di aria di almeno tot, me lo devi garantire. Come? Sceglilo tu, è tua la soluzione. Può essere un'innovazione tecnologica, può essere banalmente la ventilazione naturale perché fai un certo rigiro. Benissimo, basta che mi consenti e mi dimostri che effettivamente hai un ricambio di aria di quel livello. Altro tema è legato ai materiali basso emissivi, anche questo è tutto un tema che ci ritroviamo anche nei CAM, nei criteri ambientali minimi. Se io inserisco nell'ambiente dei materiali, come ad esempio i tavoli, le sedie, le pitture, le colle che utilizzo, che emettono sostanze volatili organiche in particolare, e quindi mi inquinano l'interno dell'edificio, i primi occupanti di quell'area si respireranno un sacco di schifezze, cosa che non è proprio salubre. Non solo chi occuperà, ma a questo punto anche chi, i montatori, gli operatori del cantiere che fanno quelle attività. E quindi limitiamo questo tipo di sostanze. Anche qui, le prime volte che vedevo queste cose, stiamo parlando di 2008-2009, stiamo parlando veramente di un'era fa, a me sembra ieri, ma
L'avevamo nominato il fantastico mondo dei VOC, perché gli unici normative, le uniche normative di riferimento erano americane. Noi, ma aspetta un attimo, adesso anche qui vado nei vari Brico, le Roma, eccetera, e vedo le pitture con materiali basso emissivi. E anche questo è un percorso che è stato fatto. Adesso il punto è trovare sempre livelli più elevati di materiali basso emissivi, che emettono sempre meno. Luce naturale e visione. Ecco, anche questo. Questo è un aspetto importante, e su questo ovviamente poter utilizzare la luce diurna e poter vedere all'esterno è una ricchezza, mi fa stare meglio, aiuta il ciclo circadiano, come dicono i medici, e tutte cose di questo tipo. Pensate voi, cioè, un conto è avere un ufficio che dà sulle Dolomiti, un conto è avere un ufficio con le pareti grigie. Cioè, adesso io vi lascio scegliere, però... Benissimo, il problema qui qual è? Il problema qui è che se io guardo questo requisito dovrei avere delle finestre grandissime, ok, ma io ho anche degli obiettivi di efficienza energetica da rispettare. Attenzione, se io qui ho la ventilazione meccanica, beh, un certo consumo ce l'ha, allora devo riuscire ad equilibrare. Ecco, questo protocollo, mettendomi in fila questi elementi, costringe tutti i progettisti, anche la committenza, a fare delle scelte, ad affrontare il problema all'inizio, perché, come vedremo dopo, il processo di certificazione mi impone di fare queste riflessioni all'inizio e quindi di individuare quali sono i crediti. Però io li individuo e li scelgo perché so come li porterò a casa. È stata uno degli strumenti che vengono fatti, ad esempio le charrette, eravamo seduti ad un tavolo con, c'era anche la committenza, tutti i progettisti, architetti, c'era anche l'impresa di costruzione, anche chi poi avrebbe occupato quell'edificio, e c'era anche la committenza. Ecco, su questo c'era la committenza che continuava, quanto costa? E qui è vero, cioè, nel senso, quanto mi costa questo? Aspetta un attimo, ma non si può ottimizzare? Allora diceva, ma forse il raffrescamento estivo un po' chi se ne frega. No, guarda che effettivamente d'estate, cioè, non si può lavorare. So. E lì c'era tutta questa dinamica che poi ha permesso però di arrivare, è vero, un po' più difficoltoso magari fare il progetto, però poi avevo già la soluzione. Quindi quando è iniziata la fase costruttiva, beh, tutti sapevano esattamente che cosa fare, non si è dovuti ritornare indietro. Ok, allora, altro concetto, i protocolli ovviamente sono definiti. Io vi ho parlato della versione, ad esempio la versione 9, quella che abbiamo visto poco fa, che è comune, comunque i protocolli GBC. L'IDE è già la versione 4. Perché? Perché ogni 6 anni più o meno sono previste delle revisioni. Perché? Perché il mercato comunque si assesta su un certo tipo di livello, perfetto, adesso tutti sanno cos'è riciclato, sanno cos'è sostanze volatili organiche, perfetto, aumentiamo un po' quello che è la richiesta. Ad esempio, delle grandi novità che ci sono in questa versione riguardano ad esempio ai materiali a basso impatto del ciclo di vita, LCA e PD. Anche queste sono certificazioni che io mi ritrovo poi nei criteri ambientali minimi e che mi dicono, ad esempio, questo telecomando quanto ha impattato dalle materie prime al cancello dell'azienda per essere prodotto in termini di CO2 equivalente o di altri parametri. Poi c'è un altro tema che è legato alle sostanze chimiche. Ecco, io subito, come dire, appena l'ho visto, mi sembrava un po' strano, perché dice, ok, che cosa c'è? Ci sono sostanze chimiche pericolose all'interno, che so, delle pitture, delle mattonelle, piuttosto che... Il problema vero è che se io non so cosa c'è dentro, a fine vita non saprò come utilizzarlo, e quindi probabilmente mi resterà rifiuto. Se io invece so che quel prodotto non ha sostanze pericolose, non ha sostanze di un certo tipo, benissimo, allora sarà più facile a fine vita che quel prodotto sia riutilizzato a nuova vita. E questa è un po', come dire, la dinamica che, a cui questi protocolli vogliono spingere. Ok, ultima cosa, poi direi facciamo un coffee break prima di arrivare ai protocolli. Quando io parlo di credito, che cosa intendo? Lo dico perché alle volte ci si comprende anche male, no? Il linguaggio invece è fondamentale.
Per me un credito è un oggetto che ha un titolo, c'è una finalità, che è l'obiettivo che quell'edificio deve raggiungere. Quel livello di ricambio d'aria, quel livello di efficienza energetica, quello è l'obiettivo. Il requisito poi mi dice come io dimostro che quell'edificio effettivamente ha soddisfatto quella finalità. Ok? Ci sono delle soluzioni alternative, cioè se in quel contesto territoriale, quel contesto specifico, ad esempio un requisito non è percorribile perché è impossibile, proprio legato al contesto, io posso proporre all'ente che certifica una soluzione alternativa, dimostrando il perché non posso. L'importante è dimostrare che quella finalità è soddisfatta. Quindi non è un approccio normativo in cui è il requisito che governa, no, qui quello che governa è la finalità. Poi ovviamente al credito sono associati dei punteggi. Ok, ecco, questo io direi che li vediamo dopo. Ok. Ci vediamo fra... dieci minuti, ok, tra dieci minuti. Doferca Energia nasce nel 2010 come operatore del mercato dell'energia libera, del gas e dell'energia elettrica. All'interno di questo perimetro di interesse, quattro anni fa, nasce tutta la filiera della cessione del credito d'imposta, da che parte 70-75 per arrivare al 110 l'anno scorso. Abbiamo imparato come funziona questa filiera, quindi abbiamo fatto esperienza e quindi siamo in condizione di poter governare tutto il processo, dall'acquisizione fino alla cessione del credito d'imposta verso l'Agenzia delle Entrate e dell'Eneo. Doferca Energia commercializza un gestionale per l'ottimizzazione delle funzioni dello studio della misura di condominio in cloud, quindi sia parte passiva verso i fornitori dello studio, sia parte attiva verso i condomini, sia per le richieste degli stessi, sia l'informativa. Tutta la struttura attiva e passiva di Doferco Energia sui condomini gestisce tutta la filiera in maniera diretta, dall'acquisizione del cliente, dall'impostazione per tutta la gestione contrattuale, fino alla customer satisfaction. Quindi abbiamo un'azienda nell'azienda che gestisce il cliente e amministratore di condominio con tutte le sue peculiarità. Noi operiamo in tutta Italia sui gas e energia elettrica, in 108 province siamo presenti. Per quanto riguarda l'efficientamento al 110 o similare, operiamo prevalentemente Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto. Stiamo iniziando a sviluppare nell'area romana, quindi sulla capitale, e abbiamo un'isola molto felice nel triangolo che va fra Catania, Siracusa e Ragusa. Siamo raggiungibilissimi a tutti i nostri numeri di telefono, ma chi vuol sapere di più, abbiamo un sito molto interattivo che ci consente di poter entrare in contatto con tutti coloro che hanno necessità. Verremo richiamati immediatamente da parte della nostra struttura commerciale. Viessmann è un'azienda familiare tedesca giunta ormai alla quarta generazione che opera da più di un secolo nel ramo dell'efficienza energetica e nel comfort termico degli edifici. La filiale italiana, dove siamo adesso, Viessmann Italia, è stata fondata nel 1992 e nel 2020 ha generato un fatturato di circa 180 milioni di euro. I plus che contraddistinguono l'azienda sono sostanzialmente tre. Innanzitutto la gamma di prodotti vastissima, che ci permettono di spaziare dal riscaldamento al condizionamento, alla ventilazione meccanica controllata e alla produzione di energia elettrica. Ci permettono quindi di parlare di sistema e non di singola tecnologia. Poi sicuramente va detto che il prodotto è di qualità elevatissima e questo ci permette di piazzarsi in una posizione top della gamma. E infine l'altro plus è il rapporto molto fidelizzato con i nostri clienti installatori. Sono più di 3.000 clienti installatori e tra questi ce ne sono più di 1.000 che sono partner per l'efficienza energetica. Parlando di prodotti e di applicazione nei condomini, dobbiamo distinguere tra condomini con impianti centralizzati e condomini con impianti autonomi. Nel primo caso, i prodotti che in questo periodo vengono più venduti sono sicuramente le caldaie a condensazione o i sistemi ibridi ad alta potenza, per garantire lo sfruttamento massimo delle energie rinnovabili della pompa di calore. Nei condomini con impianti autonomi, i prodotti più utilizzati sono le caldaie a condensazione murali, i sistemi ibridi, questa volta per piccole potenze, e le pompe di calore. In entrambi i casi si possono installare i nostri pannelli fotovoltaici con o senza dei sistemi di accumulo elettrico
e le colonnine di ricarica auto elettriche. Cito anche i pannelli solari termici e i generatori di calore a biomassa per determinate applicazioni. In che modo ci si può mettere in contatto con Viessmann? Il nostro canale tradizionale è il sito, non dimentichiamoci dei nostri blog e infine ovviamente tutti i nostri social e in particolar modo sottolineo il canale YouTube dove continuiamo a collezionare video molto interessanti sia per l'utente finale che per i nostri clienti. I portoni sezionali rappresentano il nostro cavallo di battaglia, ma nell'ambito condominio sempre più richieste e sempre maggiore successo trovano le nostre porte d'ingresso che ho qui alle mie spalle, ideali come estetica ma soprattutto come prestazioni e costanza delle prestazioni nel tempo sia per quanto riguarda l'accesso al giroscale piuttosto che l'ingresso all'appartamento dell'abitazione. Ricordiamoci anche la recente divisione acquisita di controllo accessi, soprattutto per quanto riguarda dissuasori e barriere che possono altrettanto trovare valida applicazione nel condominio. Sicurezza, affidabilità e sostenibilità sono i principali plus che caratterizzano i prodotti della nostra azienda. In più, Viessmann mette a disposizione su alcuni prodotti delle garanzie supplementari che per esempio nel caso dei sezionali civili arrivano fino a 10 anni. I prodotti di Viessmann Italia interessano i settori residenziale civile, industriale, logistica, controllo accessi veicolari e anche antincendio. 5 divisioni a disposizione del mercato italiano. Su www.viessmann.it trovate tutti i nostri recapiti e indirizzi, oltre l'elenco completo di agenti, rivenditori e centri assistenza a vostra disposizione su tutto il territorio nazionale. Simecom commercializza gas ed energia elettrica un po' in tutta Italia. Per i condomini abbiamo delle offerte di fornitura dedicate. Si va dall'analisi delle fatture dei competitor per verificare la corretta congruità delle poste, alla consulenza sulle potenze impegnate per quanto riguarda l'energia elettrica, allo studio delle agevolazioni IVA perché non tutti sanno che tanti condomini hanno diritto all'IVA 10%. I plus dell'azienda sono una storia lunga 70 anni, 45 punti vendita sul territorio, un volto locale, un consulente locale dedicato. Le offerte di fornitura gas e luce sono totalmente green. La sede è a Crema, ma siamo presenti un po' in tutta Italia. Ci potete trovare presso i punti vendita sul sito simecom.it o sui social Instagram e Facebook. Questo prodotto è T-Quadra, prodotto nato per la riqualificazione energetica dei condomini. L'obiettivo è quello di, in un condominio logicamente abitato, di separare le due tipologie di intervento andando a coibentare prima la facciata esterna e poi successivamente a posare l'infisso all'interno senza invadere la privacy di chi abita all'interno dei vari alloggi. Altra cosa importante è che oltre alla coibentazione attraverso T-Quadra dei tre lati della finestra, l'elemento rosso che vedete alla base è cover che nasce per la coibentazione della soglia, quindi un pacchetto completo che isola e semplifica i lavori di riqualificazione energetica. L'azienda ha compiuto 60 anni da poco, quindi è un'azienda che è sul mercato da tantissimi anni, produce controtelaie esclusivamente da 50 anni e ha presentato nel 1987 il primo controtelaio a taglio termico. Facciamo della ricerca e dell'innovazione il nostro fiore all'occhiello, non da ultimo di utilizzare prodotti ecosostenibili, quindi o riciclati o riciclabili. L'area merceologica di nostra pertinenza è tutto il territorio italiano. Noi lavoriamo attraverso una rete di agenti formati tecnicamente o attraverso una rete di rivenditori quali Technical Partner, che sono dei rivenditori preparati tecnicamente in grado di offrire al cliente la miglior soluzione per il condominio in questione. Per contattarci sul sito www.defavri.it, area contatti, compilando un piccolo forum verrete contattati dal tecnico più vicino a voi. BioBlu, il nostro serbatoio da interro, l'abbiamo definito, chiamato appunto BioBlu, che è equipaggiato con centralina intelligente per il recupero delle acque piovane, con il suo brevetto riconosciuto come innovazione nei sistemi, è certamente il prodotto più richiesto e interessante per i condomini e per l'edilizia residenziale. Lo stesso, abbinato con l'impianto biogrigio, l'impianto che è per il trattamento delle acque grigie,
offre un risparmio garantito del 50% di consumo di acqua potabile. Non a caso Starplast, già all'inizio della sua attività, ha coniato lo slogan "Risparmia il tuo oro blu". Ritengo fondamentale che se nell'ambito ambientale, risparmio idrico e tutela delle acque venga promossa da parte del governo in concerto con le amministrazioni locali la sensibilizzazione di queste tecnologie per l'uso civile attraverso incentivi e l'acquisto, potremmo ottenere un forte risparmio nel consumo di acqua potabile. Uno dei punti di forza della nostra azienda è l'innovazione continua, l'attenzione al prodotto, l'assistenza H24 anche per piccoli impianti. Infatti Starplast da sempre ha valorizzato le attività di post vendita ed assistenza immediata alla clientela. Starplast è presente con i suoi prodotti su tutto il territorio nazionale ed in parte anche all'estero. Contattandoci direttamente siamo in grado di rispondere in maniera tempestiva alla richiesta tramite tali rivendite locali. Siamo presenti anche da distributori che promuovono direttamente il nostro marchio, presso i quali è possibile usufruire direttamente dei nostri prodotti e servizi. Doferca Energia nasce nel 2010 come operatore del mercato dell'energia libera, del gas e dell'energia elettrica. All'interno di questo perimetro di interesse, 4 anni fa, nasce tutta la filiera della cessione del credito d'imposta, da che parte 70-75 per arrivare al 110 l'anno scorso. Abbiamo imparato come funziona questa filiera, quindi abbiamo fatto esperienza e quindi siamo in condizione di poter governare tutto il processo, dall'acquisizione fino alla cessione del credito d'imposta verso l'Agenzia delle Entrate e dell'Eneo. Duferca Energia commercializza un gestionale per l'ottimizzazione delle funzioni dello studio dell'amministratore di condominio in cloud, quindi sia parte passiva verso i fornitori dello studio, sia parte attiva verso i condomini, sia per le richieste degli stessi, sia l'informativa. Tutta la struttura attiva e passiva di Duferco Energia sui condomini gestisce tutta la filiera in maniera diretta, dall'acquisizione del cliente, dall'impostazione per tutta la gestione contrattuale, fino alla customer satisfaction. Quindi abbiamo un'azienda nell'azienda che gestisce il cliente e amministratore di condominio con tutte le sue peculiarità. Noi operiamo in tutta Italia sul gas e energia elettrica, in 108 province siamo presenti. Per quanto riguarda l'efficientamento al 110 o similare, operiamo prevalentemente Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto. Stiamo iniziando a sviluppare nell'area romana, quindi sulla capitale, e abbiamo un'isola molto felice nel triangolo che va fra Catania, Siracusa e Ragusa. Siamo raggiungibilissimi a tutti i nostri numeri di telefono, ma chi vuol sapere di più, abbiamo un sito molto interattivo che ci consente di poter entrare in contatto con tutti coloro che hanno necessità. Verremo richiamati immediatamente da parte della nostra struttura commerciale. Viessmann è un'azienda familiare tedesca giunta ormai alla 4ª generazione che opera da più di un secolo nel ramo dell'efficienza energetica e nel €180 milioni. I plus che contraddistinguono l'azienda sono sostanzialmente 3. Innanzitutto la gamma di prodotti vastissima che ci permettono di spaziare dal riscaldamento al condizionamento, alla ventilazione meccanica controllata e alla produzione di energia elettrica. Ci permettono quindi di parlare di sistema e non di singola tecnologia. Poi sicuramente va detto che il prodotto è di qualità elevatissima e questo ci permette di piazzarsi in una posizione top della gamma. E infine l'altro plus è il rapporto molto fidelizzato con i nostri clienti installatori. Sono più di 3.000 clienti installatori e tra questi ce ne sono più di 1.000 che sono partner per l'efficienza energetica. Parlando di prodotti e di applicazione nei condomini, dobbiamo distinguere tra condomini con impianti centralizzati e condomini con impianti autonomi. Nel primo caso, i prodotti che in questo periodo vengono più venduti sono sicuramente le caldaie a condensazione o i sistemi ibridi ad alta potenza per garantire lo sfruttamento massimo delle energie rinnovabili della pompa di calore. Nei condomini con impianti autonomi i prodotti più utilizzati sono le caldaie a condensazione murali, i sistemi ibridi, questa volta per piccole potenze, e le pompe di calore. In entrambi i casi si possono installare i nostri pannelli fotovoltaici con o senza dei sistemi di accumulo elettrico e le colonnine di ricarica autoelettriche. Cito anche i pannelli solari termici e i generatori di calore a biomassa
per determinate applicazioni. In che modo ci si può mettere in contatto con Viessmann? Il nostro canale tradizionale è il sito, non dimentichiamoci dei nostri blog e infine ovviamente tutti i nostri social, e in particolar modo sottolineo il canale YouTube, dove continuiamo a collezionare video molto interessanti sia per l'utente finale che per i nostri clienti. I portoni sezionali rappresentano il nostro cavallo di battaglia, ma nell'ambito condominio sempre più richieste e sempre maggiore successo trovano le nostre porte d'ingresso che ho qui alle mie spalle. Ideali come estetica, ma soprattutto come prestazioni e costanza delle prestazioni nel tempo, sia per quanto riguarda l'accesso al giroscale piuttosto che l'ingresso all'appartamento dell'abitazione. Ricordiamoci anche la recente divisione acquisita di controllo accessi, soprattutto per quanto riguarda dissuasori e barriere, che possono altrettanto trovare valida applicazione nel condominio. Sicurezza, affidabilità, sostenibilità sono i principali plus che caratterizzano i prodotti della nostra azienda. In più, Hermann mette a disposizione su alcuni prodotti delle garanzie supplementari che, per esempio nel caso dei sezionali civili, arrivano fino a 10 anni. I prodotti di Hermann Italia interessano i settori residenziale civile, industriale, logistica, controllo accessi veicolari e anche antincendio. 5 divisioni a disposizione del mercato italiano. Su www.hermann.it trovate tutti i nostri recapiti e indirizzi, oltre l'elenco completo di agenti, rivenditori e centri assistenza a vostra disposizione su tutto il territorio nazionale. Simecom commercializza gas ed energia elettrica un po' in tutta Italia. Per i condomini abbiamo delle offerte di fornitura dedicate. Si va dall'analisi delle fatture dei competitor per verificare la corretta congruità delle poste, alla consulenza sulle potenze impegnate per quanto riguarda l'energia elettrica, allo studio delle agevolazioni IVA, perché non tutti sanno che tanti condomini hanno diritto all'IVA 10%. I plus dell'azienda sono una storia lunga 70 anni, 45 punti vendita sul territorio, un volto locale, un consulente locale dedicato. Le offerte di fornitura gas e luce sono totalmente green. La sede è a Crema, ma siamo presenti un po' in tutta Italia. Ci potete trovare presso i punti vendita, sul sito simecom.it o sui social Instagram e Facebook. Questo prodotto è T-Quadra, prodotto nato per la riqualificazione energetica dei condomini. L'obiettivo è quello di, in un condominio logicamente abitato, di separare le due tipologie di intervento andando a coibentare prima la facciata esterna e poi successivamente a posare l'infisso all'interno, senza invadere la privacy di chi abita all'interno dei vari alloggi. Altra cosa importante è che, oltre alla coibentazione attraverso T-quadra dei tre lati della finestra, l'elemento rosso che vedete alla base è cover, che nasce per la coibentazione della soglia, quindi un pacchetto completo che isola e semplifica i lavori di riqualificazione energetica. L'azienda ha compiuto 60 anni da poco, quindi è un'azienda che è sul mercato da tantissimi anni, produce controtelaie esclusivamente da 50 anni e ha presentato nel 1987 il primo controtelaio a taglio termico. Facciamo della ricerca e dell'innovazione il nostro fiore all'occhiello, non da ultimo di utilizzare prodotti ecosostenibili, quindi o riciclati o riciclabili. L'area merceologica di nostra pertinenza è tutto il territorio italiano. Noi lavoriamo attraverso una rete di agenti formati tecnicamente o attraverso una rete di rivenditori quali Technical Partner, che sono dei rivenditori preparati tecnicamente in grado di offrire al cliente la miglior soluzione per il condominio in questione. Per contattarci sul sito www.defavri.it, area contatti, compilando un piccolo forum verrete contattati dal tecnico più vicino a voi. BioBlu, il nostro serbatoio da interro, l'abbiamo definito, chiamato appunto BioBlu, che è equipaggiato con centralina intelligente per il recupero delle acque piovane, con il suo brevetto riconosciuto come innovazione nei sistemi, è certamente il prodotto più richiesto e interessante per i condomini e per l'edilizia residenziale. Lo stesso, abbinato con l'impianto biogrigio, l'impianto che è per il trattamento delle acque grigie, offre un risparmio garantito del 50% di consumo di acqua potabile.
Non a caso Starplast, già all'inizio della sua attività, ha coniato lo slogan «Risparmia il tuo oro blu». Ritengo fondamentale che se nell'ambito ambientale, risparmio idrico e tutela delle acque venga promossa da parte del governo in concerto con le amministrazioni locali la sensibilizzazione di queste tecnologie per l'uso civile attraverso incentivi e l'acquisto, potremmo ottenere un forte risparmio nel consumo di acqua potabile. Uno dei punti di forza della nostra azienda è l'innovazione continua, l'attenzione al prodotto, l'assistenza H24 anche per piccoli impianti. Infatti Starplast da sempre ha valorizzato le attività di post vendita ed assistenza immediata alla clientela. Starplast è presente con i suoi prodotti su tutto il territorio nazionale ed in parte anche all'estero. Contattandoci direttamente siamo in grado di rispondere in maniera tempestiva alla richiesta tramite tali rivendite locali. Siamo presenti anche da distributori che promuovono direttamente il nostro marchio, presso i quali è possibile usufruire direttamente dei nostri prodotti e servizi. Perfetto, ben ritornati. Allora, continuiamo con il ragionamento che stavamo facendo prima, parlando un po' del processo di certificazione, e poi entriamo nel dettaglio di alcuni protocolli e poi vedremo in modo un po' più approfondito il protocollo GBC Condomini. Allora, vi avevo presentato prima la struttura, come sono fatti all'interno, quali sono i requisiti principali dei protocolli. Come sono certificati? Ecco, allora qui è un processo di certificazione relativamente semplice, è quello che riguarda il protocollo LEED. LEED è un protocollo che è creato da USGBC, associazione americana, e certificato da Green Business Certification Inc. Come avviene il processo di certificazione? All'inizio il team di progettazione, la committenza ovviamente, fanno quell'analisi dei requisiti che abbiamo visto prima, scelgono i crediti che sono obiettivo e poi registrano il progetto all'interno di un portale che è LEED Online. Dopodiché ci sono tutte le attività di progettazione. Alla fine della progettazione è possibile sottomettere i crediti e quindi la relativa documentazione per i crediti legati al progetto, alla progettazione. A quel punto GBCI dà un primo feedback in termini di ok, è tutto a posto, piuttosto che no, guarda, c'è qualche punto che non va bene, piuttosto che guarda che così com'è assolutamente non è perseguibile. Dopodiché, e quindi ha una prima possibilità di fare delle correzioni prima di arrivare alla fase costruttiva. Arriva la fase costruttiva, qui vengono, come dire, raccolte tutte le documentazioni e le evidenze necessarie a dimostrare i crediti di costruzione, si arriva alla fine ad edificio operante e GBCI valuta, vengono sottomessi tutti i crediti legati al progetto e alla fase costruttiva GBCI li valuta e a seconda del punteggio assegna la certificazione con il livello che ha raggiunto. Base, certificato, oro, platino, quello che abbiamo visto prima, no? Perfetto, questo è il processo di certificazione dei protocolli LEED. Per i protocolli GBC invece
la storia è leggermente diversa. Perché? Perché i protocolli GBC nascono da GBC Italia, perché GBC Italia si è resa conto che i protocolli che c'erano sul mercato non coprivano determinate fette anche di mercato. Il primo nato è il protocollo GBC Home, perché quando vi ho parlato, no, 2008, l'ID for Homes non certificava al di fuori degli Stati Uniti. E comunque come protocollo aveva come riferimento proprio la casetta fatta di legno, uno a due, massimo due piani, col garage a fianco e il giardinetto davanti, che non è esattamente il riferimento del nostro tipologia di edilizia, no? Residenziale. Quindi abbiamo preso il protocollo LEED come struttura, come riferimento, e attraverso i nostri comitati abbiamo scritto il protocollo. Abbiamo fatto i primi anni dei casi studio per testare che effettivamente quello che avevamo scritto funzionasse nella realtà. Abbiamo fatto le modifiche necessarie, perché un conto è la teoria, poi nella pratica ovviamente quello che non torna deve essere corretto. E adesso sono GBC Home, Historic Building e quartieri sono protocolli a regime, vuol dire che hanno già fatto, sono già protocolli robusti. GBC Condomini è l'ultimo nato, quindi come dire è ancora nella sua fase di tra i casi studio e la certificazione robusta. Ci sono già dei casi studio che hanno permesso un adattamento del protocollo, però questo è. Gli altri protocolli sono GBC Historic Building, che abbiamo detto prima, certificano la riqualificazione sostenibile degli edifici, e quartieri, perché certificano porzioni di città, porzioni di paesi, insomma i quartieri. Processo di certificazione, quindi GBC Italia, la richiesta arriva direttamente a GBC Italia. GBC Italia valuta la richiesta che sia effettivamente fattibile, perché ci sono dei requisiti minimi di programma che devono essere soddisfatti, dopodiché assegna un organismo di verifica accreditato sempre da GBC Italia, cioè un ente di certificazione. L'ente di certificazione provvede attraverso i propri ispettori a fare tutte le verifiche e le valutazioni del caso lungo tutto il processo. Alla fine rilascia una valutazione e GBC Italia, sulla base di quella valutazione, rilascia la certificazione dell'edificio. Questo è quello che succede per i protocolli GBC. Perfetto, su questo. Allora, questo è l'unico appunto che vi faccio, è questo. Io vi ho detto GBC Italia ovviamente ha un proprio staff, ma il contenuto, il merito e come dire gran parte del lavoro è fatto attraverso i comitati. I comitati sono partecipati dai soci di GBC Italia. Perché? Perché le competenze sono di chi quelle attività le svolge, di chi è nel mercato, e vogliamo che i protocolli siano collegati, siano, premino le eccellenze ma di mercato, e quindi devono essere come dire collegati alla realtà e non semplicemente un esercizio teorico. Quindi questa è la struttura dei comitati: c'è un comitato tecnico, un comitato tecnico scientifico, per garantire comunque che la qualità dell'asticella, no, sia rilevante, e sono anche deputati al mantenimento, cioè se noi vediamo che c'è un credito che dopo tot volte o nessuno lo chiede, oppure magari lo fanno tutti perché è semplice, allora a quel punto qualche domanda viene fatta per poter adattare il protocollo e comunque renderlo sempre più adatto alle esigenze che nascono. Ok. Allora, io adesso vi racconterò alcune cose, ovviamente per forza di cose, abbiamo un'oretta, quindi non potrò entrare molto nel dettaglio. Nel sito di GBC Italia potete trovare tutti i protocolli, sul sito di USGBC, protocolli LEED, ma sul sito di GBC Italia tutti i protocolli nella versione breve, la chiamiamo, ossia tutti i crediti con il requisito e la finalità e il requisito. In questo modo potete capire che cosa, quali sono proprio i contenuti anche tecnici che sono richiesti, sono scaricabili senza gratuitamente. Il manuale ovviamente è completo con tutta una serie di indicazioni ulteriori, quello va acquistato, però se uno vuole capire cosa c'è dentro, insomma già la versione breve
aiuta molto. Andiamo avanti. Ok, sto litigando. Allora, GBC Home, come vi dicevo prima, GBC Home è nato perché ci siamo resi conto al tempo che da una parte c'erano edifici, quindi come dire molto spinti, oppure che guardavano solo la parte di efficienza energetica, noi avevamo bisogno di uno strumento che fosse applicabile anche a contesti tradizionali. E che comprendesse quindi non solo l'efficienza energetica, ma anche, come abbiamo visto prima, la qualità della vita. Questo era il protocollo LEED for Homes. Ecco, questi sono tutta una serie di elementi che possono impattare sulla qualità della vita all'interno di un edificio residenziale, e che sono poi contenuti all'interno del protocollo, che il protocollo mi consente di gestire quel tipo di problematiche. Ecco, questa è la checklist, come vedete è molto simile a quella che abbiamo visto prima della pausa, quindi abbiamo sempre il tema della sostenibilità del sito, quindi con il tema della gestione sostenibile del cantiere. Ecco, sul sito di GBC Italia potete trovare uno schema su come deve essere redatto questo schema di piano di gestione sostenibile del cantiere. Poi vedete che abbiamo la selezione del sito, vicinanza a servizi, cioè i trasporti piuttosto che ciclabili, la gestione delle acque meteoriche, anche questo è molto importante perché io devo avere un edificio che mi gestisce l'acqua piovana. Il problema qual è? Il problema è che se non lo gestisce va a finire tutto nella fognatura, quindi il problema è che o continuo ad aumentare le dimensioni delle fognature oppure trovo degli edifici che attraverso varie soluzioni che possono essere la raccolta dell'acqua piovana, è la più banale che può venire in mente, oppure comunque ad esempio che ci sono i tetti verdi, mantenere del verde, quindi fare degli edifici magari più stretti, più alti, con molto verde attorno. Ecco, queste sono poi soluzioni che i singoli progettisti scelgono, ma devono in qualche modo gestire quelle variabili. L'effetto isola di calore che abbiamo visto prima, e poi ecco un credito particolare che non c'era nelle altre, cioè la gestione degli spazi comuni, perché ovviamente spazi di relazione, spazi comuni, e qui incominciamo ad avere anche delle prospettive, perché quell'edificio ha comunque delle funzioni che devono essere rispettate. Gestione delle acque, qui c'è tutta la parte di risparmio idrico. Ecco, sul tema dell'efficienza energetica, qui ovviamente non possiamo pretendere un'attività di modellazione o di analisi come se trattassimo un edificio di 10 piani, anche per questioni economiche di lavoro, però comunque ci sono delle indicazioni su come effettuare la diagnosi energetica. Qui vengono premiati ad esempio se l'edificio si certifica casa clima, passive house e quant'altro, vengono premiati in questo protocollo. E il credito tra elettrodomestici, è una residenza, quindi per forza di cose devono esserci, e devono anche premiare il fatto che utilizzo elettrodomestici a basso consumo. Sul tema dei materiali non c'è nulla di particolare rispetto a quello che avevamo visto prima, ci sono una formulazione un po' diversa che comunque riprende anche alcuni concetti che abbiamo visto prima di analisi del ciclo di vita, del contenuto di riciclato, del legno certificato. Qualità ambientale interna, vedete, ritornano i materiali basso emissivi, il controllo dell'aria. C'è anche il tema della protezione al radon. Ecco, ad esempio questo si rifà, c'è un parallelismo anche con uno dei criteri ambientali minimi che richiede la stessa cosa. C'è tutto il tema dell'acustica, molto delicato. E poi innovazione nella progettazione. Adesso lo vediamo in particolare sul tema dell'innovazione nella progettazione. Il primo punto è un prerequisito, quindi è obbligatorio, e viene richiesto di fare un manuale operativo per il locatario. Perché? Perché, come dire, dal comitato era emersa una cosa molto importante. Perfetto, io faccio l'edificio il migliore del mondo, però poi chi lo va a vivere, chi lo deve manutenere,
non lo mantiene nel modo adatto, perché banalmente magari non lo sa, non sa che deve fare determinate cose, quindi è obbligatorio che venga redatto questo manuale. Questi sono poi, come ho detto prima, le certificazioni che sono valorizzate all'interno del protocollo, e questi sono alcuni dei casi che sono certificati GBC OMA qui ad in Romagna, a Vicenza, quindi anche non tanto distante da qua, L'Aquila, Modena, Residence Leonardo da Vinci a Vicenza. Come vedete, sono strutture che potrebbero essere tranquillamente case anche del nostro quartiere. Bergamo, ecco. Passiamo al protocollo GBC Historic Building. Come ho detto prima, e come abbiamo anche detto prima, è un protocollo che è unico, nel senso che non ci sono analoghi nel contesto nazionale e internazionale. Se vi ricordate come nascono i protocolli, ecco, qui abbiamo fatto tutta un'analisi di quanto poteva essere anche la necessità di un protocollo di questo tipo. Abbiamo tirato giù alcuni numeri, abbiamo visto quanti erano gli edifici totali, ovviamente stimato attraverso fonti istituzionali. Abbiamo visto che molti edifici erano relativamente anziani, diciamo così. E da lì però anche alcune considerazioni, che questi edifici non potevano seguire le stesse regole di una riqualificazione di un edificio nuovo, ad esempio un grattacielo di Milano, perché gli edifici storici di un certo pregio hanno peculiari necessità, anche estetiche, c'erano una bellissima foto di un referente del comitato tecnico scientifico in cui c'era un caminetto proprio stile rinascimentale, quant'altro, con in mezzo un termosifone, una cosa che, come dire, voglio dire, insomma, non so a chi possa essere venuto in mente, però non voglio neanche saperlo. Ecco, anche per evitare, per dare una qualità di riqualificazione a quel tipo di edifici, è nato GBC Historic Building. Ci arrivo. Ecco qui. Quindi anche per caratterizzare l'identità. Ora la slide si vede malissimo, sul sito comunque potete trovare tutte le checklist e le informazioni. L'unica cosa che vi faccio notare è questa. In questo protocollo tutte le aree sono analoghe a quello che abbiamo visto prima. Benissimo. In più cosa c'è? C'è questo. C'è quest'area valenza storica che mi permette di dare un'identità, di evidenziare quelle che sono le principali caratteristiche che identificano e mi danno proprio il pregio di quell'edificio, in modo che poi nella riqualificazione questo venga mantenuto. E quindi abbiamo tutta una serie di, vedete, il prerequisito e i vari crediti, che sono indagini conoscitive che devo fare per capire, ok, dov'è che sto mettendo le mani, quali sono le peculiarità di questo edificio. Poi c'è tutta una serie di altri criteri che riguardano ad esempio la compatibilità chimico-fisica delle malte per il restauro, la compatibilità della destinazione d'uso, oppure la reversibilità dell'intervento conservativo, cantiere di restauro sostenibile. Anche il cantiere ovviamente è un cantiere che ha determinate specificità rispetto a un cantiere che fa una casa residenziale. Quindi sono tutti elementi che mi aiutano e mi, come dire, sono peculiari di questo tipo di protocollo. Ok, adesso arriva. Ok, allora questo protocollo a che cosa si applica? Non si applica, vedete, agli edifici monumentali, non si applica al Colosseo, per dire, non si applica all'edilizia industrializzata. Tutto quello che c'è nel mezzo può essere applicabile. L'importante è che quell'edificio dimostri di avere una tipica identità.
Può essere ad esempio l'identità di una cascina, l'identità di un palazzo, l'identità, ecco, uno degli edifici che si stanno, si dovrebbero essersi registrati a breve è, non so se avete presente, la Fontana di Trevi, ecco l'edificio che è lì nella zona. Ecco, devono avere non tanto la Fontana di Trevi, ma l'edificio che sta dietro una propria identità. Ecco. Adesso ci arriviamo. Ecco qui, questi sono alcuni dei progetti, abbiamo anche qui, come vedete, abbiamo fatto dei casi studio che poi ci hanno permesso di consolidare il protocollo e poi di, adesso siamo nella fase in cui il protocollo è consolidato, abbiamo avuto richieste anche di edifici fuori dall'Italia, fuori dai confini italiani, per la certificazione di edifici storici. Ovviamente il problema qual è? Il problema è internazionalizzare questo tipo di protocollo, perché pensato per il contesto italiano ovviamente ha come riferimento tutta una serie di temi legati anche alla specifica normativa italiana, alle sovrintendenze, piuttosto che, quindi se io esco dai confini, okay, banalmente anche capire qual è l'interlocutore che mi può sostituire le sovrintendenze, no? Questo è per... Ecco, questi sono alcuni dei casi studio, come vedete. C'è un appalto pubblico, la Fondazione San Paolo di Torino, piuttosto che l'edificio di Guarene, che questa era proprio una cascina, come dicevo prima. Il MEIS di Ferrara. Ok, l'ex scuderia di Apollinare a Perugia e questo è il Palazzo Gulinelli di Ferrara. Palazzo Santander, ok. Allora, arriviamo invece all'altro protocollo, il protocollo GBC Quartieri. Il protocollo GBC Quartieri è un protocollo che è nato sulla base del... qui vado un po' avanti con le slide anche per non trovarmi corta dopo, ok. È nato sulla base e sull'ispirazione del protocollo americano Lead for Neighborhood Development, protocollo che mi certifica la sostenibilità di una riqualificazione di quartiere, no? E quindi ha all'interno che cosa? Tutti gli elementi legati banalmente anche a perfetto come la viabilità, come è gestita le fognature che dicevamo prima, tutta una serie di elementi. Il problema qual è? Il problema è che quello era un protocollo fatto sulla base del contesto americano. C'era un credito che banalmente diceva, ok, dimmi quanti incroci ha quel quartiere, ok, se io penso a un borgo storico divento matta solo a provare a fare questo numero, anche perché non è un indicatore valido. E quindi abbiamo creato il protocollo GBC Quartieri, che come vedete scritto lì, effettivamente non nasce come uno strumento di pianificazione, ma può essere preso come linea guida per sviluppare dei contesti urbani, perché all'interno ha, come dire, tutta una serie di indicazioni che mi possono dire che cosa può essere sostenibile. Faccio un esempio banale. Uno dei primi casi studio che sono arrivati, mi ricordo che eravamo lì, che stavamo confrontandoci con la pubblica amministrazione, c'era una situazione in cui c'era il comune che era, come dire, separato, diviso in due da una strada provinciale abbastanza ad alta frequenza, anche un camion, insomma. Stiamo parlando della zona Castelfranco-Treviso, quindi, come dire, quando parlo proprio di... camion pesanti, insomma, che guardi. Da una parte c'erano le scuole, dall'altra parte tutto il quartiere residenziale. Problema via di viabilità, perché ovviamente tutti per portare a scuola i bimbi dovevano attraversare questa strada come in macchina, ovviamente. Ecco, lì la questione poi è stata dire, perfetto, questo protocollo all'interno ha, perfetto, quali sono le connessioni, come dire, un misto, cioè non ci deve essere il quartiere residenziale da una parte e i servizi dall'altra. Deve essere, come dire, ben omogeneo il tessuto. Quindi da questa riflessione, in quel contesto, poi non so se sia stato realizzato o meno, però la soluzione più semplice era quella di cambiare la viabilità, quella della strada provinciale, in modo da fare in modo che si potessero raggiungere, veramente la scuola era
poche centinaia di metri dalle residenze, potessero andare a scuola a piedi. E questo ha risolto tutta una serie di problematiche legate al traffico, parcheggio e quant'altro. Magari può sembrare un esempio un po' banale, però fa capire come mettersi lì a ragionare sulla base di alcuni punti che possono essere anche legati al buon senso, mi possa aiutare a prendere delle decisioni che poi mi risolvono molti problemi successivi. Ecco, questo è un protocollo che si struttura in modo diverso ovviamente da quelli che abbiamo visto prima, perché è diverso l'oggetto che certifica, quindi c'è tutta una prima parte legata a localizzazione e collegamenti del sito. Vedete che c'è tutto il tema dei trasporti, della mobilità ciclabile, protezione dei versanti ripidi, c'è tutto un tema legato poi all'organizzazione e programmazione del quartiere. Io devo avere ad esempio la chiamano la mixité, no? Urbana, coinvolgimento di apertura verso la comunità, visibilità, accessibilità, accesso alle attività ricreative, complessi scolastici, clima acustico, anche questo è importante. E poi infrastrutture ed edifici sostenibili. Va da sé che ovviamente se io progetto o comunque cerco di ragionare per rendere maggiormente sostenibile quel contesto, se io spingerò affinché ci siano almeno un tot di edifici con determinate prestazioni. Allora se sono edifici che se sono certificati LEED va benissimo, ad esempio che so, fare almeno una scuola certificata LEED piuttosto che tot edifici commerciali o quant'altro. Ok, questi sono alcuni esempi di certificazione. C'è anche il quartiere di Santa Giulia a Milano, vediamo se è tra questi. Questo è lo studio di Cremona. Ok, con il relativo masterplan. Ecco, poi renderemo disponibili le slide, quindi qualcuno vuole approfondire comunque. Ok. Perfetto. Ora faremo un focus invece sul protocollo GBC condomini. Allora, il protocollo GBC condomini, nel frattempo che mi cambiano la presentazione, vi racconto un po' la genesi del protocollo. Allora, noi abbiamo visto che abbiamo un protocollo per la riqualificazione di edifici dal quarto piano in su, il protocollo LEED. Potrei applicare benissimo anche il protocollo GBC Home. Il problema qual è? Il problema è che il condominio, come tutti sappiamo, ha delle specificità proprie. Perché? Perché ci sono molti proprietari, ci sono molti proprietari che vanno comunque gestiti, vanno comunque identificate quelle riqualificazioni, come dire, comuni a tutti rispetto a quelle relative al singolo proprietario. Quindi ha proprio delle difficoltà e delle specificità che vanno gestite. Una delle prime cose riguarda proprio il processo di certificazione. Noi avevamo fatto una prima versione del protocollo nel 2015. Era, come dire, una evoluzione rispetto al protocollo GBC Home, che ci siamo resi conto funzionava poco rispetto al processo di certificazione che vi ho detto prima, perché la certificazione non può arrivare alla fine. Se io faccio quell'opera e per fare quell'opera ho bisogno di finanziamenti, devo dimostrare a chi poi mi finanzia che effettivamente quell'opera va in una certa direzione. Qui sto parlando banalmente anche delle banche. Quindi io devo dimostrare alla banca che la mia riqualificazione ha delle efficienze, che ho un progetto che è sostenibile. E quindi quello che abbiamo fatto per il protocollo è stato innanzitutto ragionare a ok, qual è l'esigenza, qual è il bisogno che deve coprire. Perfetto, c'è necessità di dare una precertificazione in fase di alla fine della progettazione per poter presentare il progetto e ottenere il finanziamento per la realizzazione? Perfetto. Abbiamo definito
e abbiamo spezzato in questo modo il processo di certificazione. Quindi abbiamo sviluppato il protocollo andando a considerare il fatto che magari allora solo la certificazione energetica non basta per arrivare alla certificazione secondo GBC condomini, poi vedremo bene quali sono le aree. Però io devo considerare anche qualche altro ambito, ad esempio, che so, efficienza energetica e gestione delle acque piuttosto che altri elementi. Alla fine della progettazione io posso ottenere la precertificazione, con quella precertificazione posso andare a dimostrare che effettivamente quella opera avrà degli obiettivi, delle tempistiche, un percorso già ben identificato e quindi ottenere più facilmente il finanziamento. Questo si ricollega alla taxonomy report a cui faceva riferimento nel discorso introduttivo il presidente Marco Mari, perché c'è tutto un filone proprio del mondo finanziario che sta andando in questa direzione. Non per nulla, come dire, le più grandi banche stanno certificando i propri edifici. Il primo che si è certificato in Emilia Romagna è il palazzo della Unipol, che si vede dall'autostrada, quel palazzo dritto col tetto un po' spiovente. Ecco, quello è un palazzo certificato LEED. Centro Milano, ovviamente, c'è tutto l'edificio, il complesso nuovo, con al centro la sede dell'Unicredit. Palazzo Santander, anche questo è sede della Banca Agricola, se non mi sbaglio. Ecco, stanno andando in questa direzione. E quindi, come dire, avere uno strumento che mi permette di dimostrare che effettivamente la mia progettazione è una progettazione sostenibile, mi aiuta in quella direzione. Mi aiuta ovviamente poi anche rispetto a dimostrare ai condomini che effettivamente quelli saranno ovviamente i passaggi e che cosa sarà fatto. Andiamo un attimo con calma. Ok, allora ovviamente tutto parte da definizione dei criteri di investimento, cioè io devo capire, devo fare una fotografia dell'opera, devo capire quali sono gli obiettivi, per poi effettivamente fare delle azioni preliminari come delle analisi, dati della proposta del progetto, le indagini conoscitive e poi arrivare infine alla decisione dell'investimento. Ok. Questi sono alcuni dei parametri che mi permette di governare il protocollo, cioè l'efficienza ovviamente, energetica, idrica e quant'altro, la sicurezza. Questo protocollo vedremo che tratta anche tutto il tema della sicurezza, che non c'era, non l'ho citata precedentemente perché nei protocolli precedenti non c'era. Tutto il tema, ad esempio, della sismica, del fuoco, non è presente nei protocolli LEED, nei protocolli GBC, per un motivo semplice. Perché certificano che cosa? Certificano la sostenibilità dell'edificio. La resistenza sismica, la resistenza al fuoco, sono temi che sono legati anche a cogenze normative. Cioè, voglio dire, io non ti insegno a costruire un edificio, ti valuto se quello è sostenibile oppure no. Però ci siamo resi conto che, come dire, siamo in un contesto italiano, abbiamo necessità di uno strumento che consideri anche questi aspetti, perché insomma, i motivi sono davanti agli occhi di tutti, quindi sicurezza, comfort interno e poi il rating immobiliare collegato al ragionamento che facevamo prima. Eccole qui, queste sono le varie aree tematiche. Vedete lì c'è un'area, resilienza, che non avevamo visto prima e che riprende tutti i concetti che vi ho appena detto. Qualità dell'aria interna, materiali, risorse, energia, innovazione e gestione, connessione territorio. Il processo è analogo a quello che abbiamo visto prima, se non per il fatto che alla fine della progettazione io posso avere una pre-certificazione, poi tutto il resto del percorso è analogo e arrivo alla fine con la certificazione dell'edificio. Adesso vediamo un po' più da vicino le varie aree. Eccolo qua, questa è l'area resilienza. Ecco, se vedete,
Questi requisiti, no, sono molto interessanti perché, non, come dire, prevenzione degli incendi, ottimizzazione strutturali, resilienza documentale, vulnerabilità ed esposizione, emergenza pianificata, rischio idrogeologico, accessibilità, spazi sociali, sono tutti elementi che sono, come dire, io sono in un contesto in cui non posso non considerarli, perché altrimenti non manco l'obiettivo di definire un edificio, una riqualificazione sostenibile. Vi faccio notare l'ultimo, gestione dei conflitti. Questo è importante perché no, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Nel frattempo provo a cambiare slide. No, torniamo un attimo indietro. La realtà delle riunioni condominiali con le relative gestioni e dinamiche è tra le più complesse che io abbia mai visto, detto, insomma, perché non, è anche più conflittuali, dove ci sono anche, come dire, dinamiche abbastanza forti. Benissimo. Questo tema va gestito. Ci sono degli strumenti che ovviamente chi gestisce questo tipo di realtà sanno fare il loro mestiere. Vi racconto un aneddoto. Allora, in uno dei ovviamente questo protocollo è stato fatto da GBC Italia e all'interno del comitato c'erano soggetti che fanno questo di mestiere. Perfetto, loro hanno detto: benissimo, noi questo protocollo non pretendiamo di andare dai nostri clienti in una riunione di condominio e dire: guardate, facciamo una riqualificazione sostenibile, vi costerà il 10 o il 15% in più, volete sì o no? Se facciamo così ci dicono di no, cioè non funziona. Però se io lo uso come strumento per me, per gestire meglio e dimostrare, guarda che, e vado sul contenuto, dimostro il contenuto e lo uso come strumento mio per gestire meglio tutte le operazioni, beh, questo poi funziona. Poi arrivo alla fine e dico: ah, guardate che abbiamo anche la certificazione. E allora, come dire, il problema diventa una soluzione, un valore aggiunto. Ok. Qui ci sono alcune foto per, come dire, che dimostrano un po' perché è importante questa area, il tema della resilienza. Ok, gestione dei conflitti, eccola qui, dov'era? E come vedete, verificare sondaggi annuali del clima, preferire identificare la figura del mediatore condominiale, però questi sono tecnicismi che potete tranquillamente leggere scaricandovi il manuale dal sito di GBC Italia. Ok. Arriviamo ad altre aree, connessione territorio. Ecco, qui abbiamo tutto il tema del cantiere sostenibile, ovviamente. Qui è analogo agli altri protocolli, cioè io devo gestire un piano di gestione, ovviamente il piano di gestione sarà adattato a questo tipo di contesto, però dovrà essere scritto e poi dimostrato. Trasporti alternativi, qui si parla di connessione con trasporti pubblici, autobus piuttosto che treni, piuttosto che altre cose, gestione ambientale, acque meteoriche, isola di calore, illuminazione artificiale. Sul tema dei trasporti alternativi, vi racconto questo aneddoto. Uno dei primi territori che ha iniziato a certificare lì di propri edifici è stata la provincia autonoma di Trento, no? E aveva al tempo, intorno al 2010, impostato una normativa per cui le scuole si certificavano LEED. La cosa interessante è che ci siamo resi conto che dopo un po' incominciavano a nascere come funghi le fermate degli autobus attorno alle scuole. Questo ci ha fatto molto sorridere perché ovviamente l'obiettivo era quello di arrivare ad avere dei punteggi in questo tema, però mi facilitava ovviamente tutto un tema legato al trasporto pubblico degli studenti. Chiusa parentesi. Sul tema dei materiali e risorse, li vedete ovviamente, approvvigionamento, rifiuti condominiali. Ecco, sul tema del rifiuto condominiale, se
questa cosa vale per un edificio residenziale, immaginiamoci a livello condominiale quanto è importante considerare come gestire gli spazi che devo dedicare a questo tipo di attività. Rifiuti da manutenzione straordinaria e tipologie di materiali edilizi. Ecco, sulle tipologie di materiali edilizi le caratteristiche di sostenibilità sono quelle che abbiamo visto sempre anche prima. Ecco qui connessione territorio. Ok, riduzione dell'effetto isola di calore, ecco qui sono alcune delle strategie. Ecco, la cosa interessante è che tutti questi requisiti non ti dicono guarda che la pavimentazione deve essere fatta così, no, ti dà degli obiettivi, ti dice tu puoi fare A, B, C o D, scegli tu quanto dell'uno, quanto dell'altro, basta che poi mi arrivi all'obiettivo finale. Quindi vuoi farmi la pavimentazione grigliata, vuoi farmi pavimentazione bianca o quasi bianca, vuoi farmi tutto verde, scegli tu, basta che poi mi arrivi all'obiettivo finito. Ok, acqua e energia, ovviamente c'è tutto il tema dell'efficienza energetica e dei consumi idrici. Come abbiamo visto prima, qualità percepita, ecco qui, e qui si apre un tema anche delicato che è quello delle pulizie ecosostenibili. Allora questo può essere, magari qualcuno considera banale questo tema, ma per chi fa gestione e manutenzione dell'edificio non lo è. Ad esempio il protocollo GBC Operation and Maintenance, LEED Operation and Maintenance, ha proprio tutto un intero capitolo dedicato ai prodotti per le pulizie. Perché? Perché questi prodotti emettono, in qualche modo sono aggressivi, quindi io non posso essere perfetto, scegliere le migliori pitture, i migliori arredi che emettono poco, fatti solo con vernici all'acqua e quant'altro, e poi spruzzare dei prodotti che mi emettono formaldeide a go-go. Ecco, questo magari non è proprio sostenibile come atteggiamento e quindi va considerato anche questo. Divieto di fumo e poi c'è il tema dell'acustica e qualità percepita. Ecco, come vi dicevo prima, questo è l'elenco dei criteri, l'elenco dei requisiti. Abbiamo il protocollo, ovviamente si può consultare sul sito di GBC Italia e si può andare a vedere esattamente che cosa si intende all'interno del requisito. Vi faccio l'ultima notazione, che è quella successiva. Allora, super bonus, non sto qui a raccontare che cos'è perché lo sappiamo tutti, sappiamo tutte le problematiche. La cosa che ci siamo resi conto è che uno dei casi studi che sono partiti poi ha detto ma perché non facciamo anche col super bonus, e si sono resi conto che la documentazione che era richiesta dal super bonus, che sono quelle che vedete elencate lì, erano richieste anche all'interno del GBC condomini. Quindi si sono trovati, ma queste documentazioni noi ce le abbiamo già, perché abbiamo fatto GBC condomini. Quindi da quel punto di vista loro sono stati ovviamente contenti, dall'altra parte, come dire, è risultato uno strumento che a quel punto sì mi aiuta concretamente a mettere in fila le cose e ad avere un risultato concreto poi. Non è solo un esercizio astratto giusto per avere un bollino alla fine. Ecco, questa è la presentazione dei nostri protocolli, ovviamente per approfondimenti, e note e quant'altro siamo a disposizione. Se ci sono delle domande, ben volentieri. Ok, allora la domanda la ripeto per chi magari è collegato. La domanda è, eccola. Come può partire l'iter
di certificazione. Esatto. Perfetto, sul come può partire l'iter di certificazione. Allora, noi abbiamo un sito web che ha tutti i contatti del caso. Potete contattare direttamente la sede centrale oppure il riferimento dei chapter, ogni regione ha una propria sezione locale. All'interno dello staff di GBC c'è chi ha proprio questo ruolo e che, come dire, diventa l'interlocutore e che fa una prima analisi di certificabilità. Ci sono dei moduli che si possono scaricare per dare ovviamente le informazioni base che servono per l'analisi. Se, come dire, tutto funziona e quant'altro, allora parte l'iter. Però soprattutto per GBC Condomini, che, come dire, è l'ultimo nato, assolutamente, come dire, il contatto anche telefonico via mail funziona benissimo. Microfono. Questa non mi viene il termine, organizzazione, dico, non so se è un'associazione. Associazione, sì. Ecco, mi veniva organizzazione in questo momento, non è il termine corretto. Mm-hmm. Riguarda solo il discorso condomini oppure anche fabbricati isolati, tipo abitazioni unifamiliari o simili, diciamo. Perfetto, allora riprendo quello che ci siamo detti prima. Allora, l'obiettivo è che qualsiasi edificio possa essere certificato, quindi il protocollo GBC Condomini ovviamente è fatto per una determinata tipologia di edificio che, come dire, si può identificare nel condominio quando ci sono tante proprietà che devono essere, tanti proprietari, no? Che devono essere gestiti. Ma può essere certificabile anche la villetta residenziale singola, c'è il protocollo GBC Home, può essere certificato l'edificio a 2-3 piani, l'edificio a 10 piani, l'edificio singolo o anche l'edificio, come dire, porzione di un complesso un po' più elevato. Lì la questione fondamentale, la parte proprio di contatto iniziale in cui si presenta il caso e si dice: ah, guarda, il mio contesto è, la mia realtà è questa, qual è il protocollo che più sposa quel contesto e quello che è più efficace per la certificazione della sostenibilità di quell'edificio. Per dire, a noi ogni tanto ci sono delle realtà che sono un po' un misto, no? Ad esempio, che so, io ho più edifici che sono tutti molto simili, molto uguali, certifico magari il complesso residenziale che però è separato in diverse unità abitative separate tra di loro. Ecco, in questi casi ovviamente l'accompagnamento dei nostri dei nostri referenti è importante, perché così canalizza proprio rispetto alla tipologia di protocollo che si può applicare. Quindi, per arrivare alla risposta semplice, sì, si può certificare qualsiasi tipologia di edificio, ovviamente identificando il corretto protocollo di riferimento. Cioè, nel condominio, ad esempio, è l'amministratore che deve, diciamo, interloquire con voi per questo discorso di certificazione, oppure deve farlo il proprietario, i proprietari del condominio? Allora, diciamo che è più... Sì, no, no, ma ci sta. Attinente a questa... Sì, sì. No, va benissimo tutte le domande, nel senso che vuol dire che sono... Perché siccome avendo perso, quindi magari sto chiedendo delle cose che magari... Non è attinente, forse. No, allora chi si può informare? Allora, diciamo che la corretta gestione è l'amministratore di condominio, perché ha una visione comunque sia a livello normativo, documentale che complessiva dell'edificio, che magari un singolo proprietario non ha. Nulla toglie che quel proprietario proponga, si faccia, come dire, dirà: ah, guarda, io ho sentito questa certificazione, potrebbe essere interessante perseguirla.
Va da sé che comunque, come dire, l'amministratore di condominio deve essere coinvolto. Sì, sì, certo. Ma perché io di solito, cioè molto spesso, propongo delle cose perché ritengo che siano utili per tutti, insomma, nel migliorare la qualità della vita di tutti, ecco, in questa ottica qui. Esatto. Grazie, sì. Comunque. Prego. Allora, avevo una domanda mia. Sì. È stata nominata la Lead for Cities. Sì. A Savona, se non ricordo male. Sì, si poteva fare Savona. Un paio di parole su questa, perché è una certificazione poco nominata e immagino abbastanza diversa dalle altre. Poi sì. Invece ho una domanda dal web, quindi... Ok, intanto rispondo a questa, se no poi i miei neuroni poverini non... Allora, Lead for Cities, allora, diciamo che è un po' come se una specie di evoluzione del protocollo Lead for Neighborhood, che però, come dire, Lead for Neighborhood è una porzione, quindi comunque arriva ad un certo punto e oltre non va. Lead for Cities innanzitutto può essere, diciamo, può essere applicato a qualsiasi contesto urbano, non dipende dal numero di abitanti, cioè anche se c'è un paesello di 1.000-2.000 abitanti è applicabile, non è necessario avere la città di Savona, no? Perché? Perché va a considerare prevalentemente quelle decisioni che vanno prese a livello proprio di comune. Adotto il teleriscaldamento o non lo adotto? La viabilità va decisa a livello comunale, comunque tutta una serie di infrastrutture anche energetiche, che so, poniamo ad esempio la pala eolica, no? Per dare energia al comune. Ecco, queste sono tutte tematiche che sono ben rappresentate da questo tipo di protocollo. Da quello che ho visto io, allora, il sistema LEED fa parte di una community, no? E stanno cercando di coprire anche loro tutte le varie tipologie di protocolli. Quindi LEED for Cities copre quell'esigenza proprio urbanistica che non copre LEED for Neighborhood, perché quella è solo una porzione. Hanno ad esempio sviluppato anche LEED for Transit, che è quello ad esempio per certificare le stazioni ferroviarie, gli aeroporti. È anche presente un altro protocollo per le strutture e le infrastrutture viarie, ad esempio Envision si incomincia a parlare. Ci sono molti protocolli che effettivamente incominciano a interessarsi non solo al singolo edificio, ma proprio al contesto e alle infrastrutture che si trovano attorno all'edificio. Ecco, il Lead for Cities cerca di mettere un po' in fila questi temi. È tra il nostro PAT, il vecchio piano regolatore, e lì potrebbe essere il Lead for Cities, mentre la singola lottizzazione o il Perfetto. Piano degli interventi è invece l'ND, Lead ND o il GBC quartieri, insomma, diciamo così. Corretto. Esatto, le scale sono di quel tipo. Le scale, quindi ovviamente dopo le richieste saranno diverse. Invece la domanda che è arrivata è, allora, la tutela dei lavoratori durante i lavori dove viene affrontata nei vari protocolli? È un costo sociale notevolissimo, l'infortunio. La certificazione LEED o GBC è soggetta a rinnovo periodico e se viene rinnovata a seguito di audit o ispezione periodica? Quindi direi che sono due domande distinte. Ok, allora sul tema della sicurezza del lavoro e quant'altro, questo si rifà al tema della gestione sostenibile del cantiere. Ecco, quindi quando io parlo di cantiere, quindi anche le maestranze che entrano nel cantiere devono adottare determinate soluzioni o comunque seguire quel piano. Ovviamente quel piano riguarda il comportamento legato alla sostenibilità. Sulla sicurezza ci sono già normative e sono molto stringenti. Il punto di partenza, come dire, un requisito fondamentale senza il quale i protocolli non si certificano, è il rispetto delle normative locali. Cioè, o mi rispetti le normative, se no non mi... Quindi, come dire, la sicurezza rientra
per quello che riguarda il contesto italiano, in questo contesto ed è ben coperto se applicato ovviamente. Rispetto a altri temi legati agli infortuni sul lavoro e quant'altro, ovviamente quello che dicevo prima, no? Anche rispetto alle tipologie di materiali che vengono utilizzate e quant'altro, ora i pittori che danno le vernici, okay, la questione è che cosa si respirano, no? Ecco, l'IDA è più vicino a questo ambito. È più vicino all'ambito, anzi considera anche questo ambito, perché dal punto di vista normativo magari è un po' meno strutturato. Rispetto invece all'altra domanda... Se il protocollo prevede degli audit successivi. Sì. Allora, i protocolli GBC certificano l'esistente, cioè c'è un... si fa come dire... Prendiamo l'ID, nuove costruzioni, GBC Home, Historic Building, sono protocolli che arrivano e danno la certificazione in quel momento storico. Perfetto. È sempre possibile poi, dopo tot anni, ricertificare l'edificio. C'è anche una seconda possibilità, è l'ID Operation and Maintenance, cioè io gestisco, a fronte di un edificio che ha già delle caratteristiche di sostenibilità, certifico che comunque la gestione successiva è sostenibile. Diciamo che non è obbligatorio, è lasciato al mercato. Di solito, come dire, avere un edificio in questo momento che magari è certificato secondo la versione 2.1, quando siamo alla versione 4, forse a livello di valore non mi aiuta. Allora il proprietario stesso tenderà a dire, boh, allora facciamo un salto in più, però è lasciato libero di... quello che invece si sta sviluppando è una dinamica di condivisione delle informazioni ad edificio operante. C'è una piattaforma, la piattaforma ARC, per chi vuole può guardare in internet e avere degli approfondimenti, in cui ci sono proprio le... allora, se utilizzata viene premiata dai protocolli, vengono inseriti i dati di consumi energetici, consumi idrici, benessere delle persone attraverso le variabili e mi dà, come dire, devo consegnare questi dati regolarmente in questa piattaforma in modo da avere anche nel tempo una fotografia che comunque mi si aggiorna a seconda di quello che è il comportamento dell'edificio. Perfetto, io direi che se non ci sono altre domande vi ringrazio per l'attenzione e nel caso dovessero sorgere comunque ci sono i referenti. Grazie a tutti, arrivederci.